Buonasera e buon giovedì a tutti. Eccoci in diretta con Azzurro Italia. La prima serata di Top Calcio 24. L'Atalanta vola ai quarti e porta avanti in Europa i colori dell'Italia. Io saluto gli ospiti che mi hanno appena raggiunto in studio. Alcuni li avete visti prima perché stavamo seguendo l'Atalanta con Dallò su Telelombardia. Saluto chi è arrivato adesso, Giulio Mola. Ciao Giulio. Ciao Federica, buonasera a tutti. È arrivato anche Pino Baccaro. Ciao Federica, buonasera a tutti. L'avete già visto, Paolo Smorta anche. C'è anche Fabrizio Biasin. Ciao, buonasera a tutti. E poi per la felicità dei miei juventini in studio vedo... Che felicità. Un altro bianconero che è Giordano Mischi e poi c'è anche Leonardo Ciao. Martinelli e poi ovviamente con me anche sempre Benedetta Armellin. Buonasera a tutti. Benedetta, sì. Allora dovete sapere che Leonardo Martinelli è stracarico, quindi preparatevi cari juventini. Cosa è successo a Martinelli? A parare tutti i colpi che vi arriveranno da tutte le parti. Sono collegati due reduci alla Champions. Sì, però io volevo sapere prima di iniziare se Giordano ha risolto, perché Giordano aveva preso un biglietto per San Pietroburgo. No, anche l'avvocato Munafol. Poi per Parigi e adesso... Stessa cosa l'avvocato Munafol. Vanno a Bardonecchia, Fabrizio. Vanno a Bardonecchia. Tutti accusano Mianino. Si fermano al confine e poi tornano indietro. Bisano. Cari Mischi, cari Munafò, dovete consolarvi di, come vi ho detto prima, e lo dico adesso a Mischi, consolarvi diversamente a Parigi, ci sono tante cose belle da vedere, quindi... Assolutamente, andremo ugualmente. Erika, scusa. Sì, sì. Giordano. Ma Martinelli e Biasin... Quando giocano il prossimo turno di Champions? Però scusatemi, Biasin, e qui lo dico io, è uscito a testa alta, sì, e si può dire Martinelli aveva... Cosa ha fatto Biasin? Cosa ha fatto Biasin? È uscito a testa alta. È uscito, e allora cosa da festeggiare? Martinelli aveva un girone di fuoco e quindi giustamente Martinelli non è andato... Martinelli ha fatto l'abbonamento con Luci Cinema. Sarà una serata smonta. A mercoledì Biasin e Martinelli si trovano a Luci Cinema perché non hanno niente a fare. Se beccavi il Liverpool, Martinelli è al cinema già da un po'. Martinelli, ricordo l'ordine in studio. Martinelli, difenditi, e poi dobbiamo entrare nel vivo della nostra trasmissione perché vi devo far sentire le dichiarazioni di Massimiliano Allegri. No, dobbiamo aprire il dibattito seriamente, vai Leonardo. Vorrei non ieri sera sono andato a la cosa dei Beatles che in una bella nottata, ma voglio dire, la storia del testa alta dell'Inter è stucchevole, noioso, è una bufala. Come testa alta? Dai, Leonardo, rispetto... pochi contro la squadra. Come testa alta? Si sente male, aspetta, allora, Leonardo, aspetta un attimo. La provvidenza è arrivata sotto forma di fatelo tacere. Allora, no, fate i bravi un attimino, dobbiamo ripristinare un attimo il collegamento con Leonardo Martinelli, ma perché si sente a scatti. Sì, è necessario perché è l'unico milanista che abbiamo, quindi deve difendere il Milan, dobbiamo parlare proprio, di Milan. Proprio perché è rimasto solo quello, dici. No, perché è il mio milanista di stasera. Scusa, comunque, dobbiamo ripristinare il collegamento con Leonardo perché si sentiva male. Io però vorrei aprire seriamente il dibattito, andiamo ad analizzare tutti i temi di quello. Però un appunto sul testa alta va fatto. Se su una partita sull'andata e ritorno è bastato l'andata per determinare chi passava il turno e poi mi dice a testa alta, io ho qualcosa da obiettare. No, Sporta, l'ho detto io a testa alta, però rispetto alla figuraccia che ha fatto la Juventus ieri sera, che fatto? Al 77esimo eravamo 0-0. L'Inter comunque è stata eliminata, ma non ha fatto Ha fatto solo l'andata l'Inter. Al ritorno non c'è neanche c'è altra partita. Fabrizio, fatti sentire, per favore. Il tuo tentativo. Ma scusa, è testa alta dopo aver perso all'andata? Anche un po', permettimi, è una domanda. Patetico, di virare gli argomenti serali. No, io non ho virato niente. Quello che ha fatto l'Inter settimana scorsa. Perdonami, Biasino, ho obiettato sul testa alta. Si scioglie come neve a Ferragosto. No, perdonami, sul testa alta, se mi permetti, dico cosa intendo. Ho detto testa alta io. Qualcuno ha detto testa alta, secondo me. L'ha detto la conduttrice. Ma l'hanno detto. L'hanno detto. No, però Leonardo, visto che abbiamo ripristinato il collegamento, il mio l'Inter uscita a testa alta rispetto alla figuraccia che ha fatto ieri sera la Juventus, si può assolutamente dire, non penso di aver detto un'eresia. No, allora bisogna distinguere. Allora, la Juve ieri sera ha fatto una figuraccia, c'è niente da fare. Ha fatto un discreto primo tempo, ma tutto ovviamente va rapportato alla squadra che hai di fronte. Secondo me ieri sera Emery ha proprio messo nel sacco Allegri il fenomeno del corto muso,
da gabbato con le stesse armi che usa Allegri normalmente, a un certo punto ha detto andiamo a vincere la partita, ha messo un paio di giocatori tecnici e gliene ha fatti tre. E quindi questa è la storia. La storia dell'Inter a testa alta è stucchevole, è noiosa, è falsa, perché l'Inter, ripeto, personalissima opinione, ha giocato una buona partita contro una squadra che non aveva alcun interesse ad attaccare, non ha avuto il sacro fuoco, pur tuttavia ha preso tre pali e due salvataggi sulla linea. Testa alta. Di che cosa stiamo parlando? Testa alta. Io sinceramente non me la sento. Se quella è testa alta, non lo so io. Non Leo, cioè, secondo me, guarda, io posso, scusa Fabrizio, in maniera molto neutrale, io all'Inter una sola cosa posso imputare, l'ho detto anche la settimana scorsa, il fatto di non averci creduto in fondo alla fine, quando io tutto sommato anche in 10 avrei rischiato Zeko. Ma doveva però salvaguardare il pareggio di Torino, no? Però, doveva salvaguardare il grande sì, pareggio di Torino ottenuto grazie però, ai due suoi migliori attaccanti. Leo guarda che l'Inter ha fatto una grande partita all'andata. Sì, ma una vecchio, grande vai, partita dai, all'andata. Ormai non siamo vecchi. Ci siamo visti a San Siro, mi ricordo. Sì, sì eravamo ancora imbacuccati così. Sì. Beh, ma non è che se vi vedete vuol dire che è una grande partita quando perdi due attacchi. Rispetto all'opinione. All'opinione rispettabilissima di Leonardo, io mi tengo quella di tutti i media inglesi che invece hanno riconosciuto all'Inter di essere stata la squadra che più di tutte ha messo in difficoltà il Liverpool, non nell'ultima settimana ma nell'ultimo anno. Ma era figlia dell'andata, okay. Era figlia dell'andata quella partita. Arrivo Giordano, però non dobbiamo, io sento Fabrizio, sì. Non dobbiamo parlare di Inter, lo so che voi dovete cambiare allora parliamo di Liverpool. Paolo, fatemi andare da Mischi. Tra l'altro con la complicità città di Martielli, che sì. Non si capisce perché sempre questa associazione Milan Juve. Ma da notare il silenzio dell'avvocato Buonafuori invece. Fatemi sentire Giordano Mischi, poi vi devo far sentire anche Massimiliano Allegri. Allora. Vai Giordano. Allora, l'affermazione di Leonardo non è sbagliata, non è completa e adesso vi spiego perché. È vero, ha incartato Allegri, è vero, Leonardo ha detto una cosa giusta perché si è reso conto il primo tempo che De Sciglio e Cuadrado, sinistra e destra, stavano veramente andando a dar fastidio. Il secondo tempo ha bloccato, ha raddoppiato sistematicamente su Cuadrado e su De Sciglio. Basta. La Juve, dove entra centrale, ha creato un muro, non siamo più come riusciti a passare. Non c'è niente da dire. Abbiamo provato, abbiamo fatto un bel primo tempo. Era un po' che non vedevo giocare la Juve così. Il secondo tempo non ce l'abbiamo fatta, però poi dire Emery ha messo due sostituti per vincerla, no, Emery sarebbe andato avanti ancora a oltranza a difendersi. Ma li ha messi due per vincere, li ha messi, no. Due veloci, li ha messi. Leonardo li ha messi due per cambiare un po', per rifiatare, ma non voleva subito vincerla. Ha messo l'attaccante titolare della nazionale spagnola, No, ma per appunto, e ha messo due veloci più Gerard Moreno. Vai Giordano, fate parlare Giordano. Sì. No! Con questo chiudo, noi una brutta figura alla fine è venuta fuori, perché quando perdi, guardi nel tabellino, ti rimarrà 3-0 in casa con Villarreal, un giro col Villarreal, non puoi dire che non hai fatto una brutta figura. Peccato, perché forse tra le brutte partite che avevamo fatto negli ultimi tempi, questa era forse quella dove potevamo meritare qualcosa di più. Amen. Somma. Però scusami Giordano, Giordano, io ieri sera dopo la partita ho guardato il post partita, c'eri tu, conduceva Stefano Donati e proprio da te ho sentito dire tante cose che sono un po' in contrasto con quello che stai dicendo adesso, non me ne volere, però tu ieri sera dicevi forse questa è l'eliminazione che fa meno male perché la Juve quest'anno è una Juve abbastanza scarsa. Hai quasi anche, scusami Giordano, dato ragione, poi andremo a sentire Massimiliano Allegri. A Massimiliano Allegri quando ieri ci ha detto ci sono 10 squadre più forti della Juventus, ma a mio avviso, e qui chiedo l'aiuto di tutti gli altri ospiti, questa Juventus, seppur con dei limiti, seppur diciamo con dei problemi, seppur arrivi da una stagione non particolarmente brillante, è più forte del Villarreal. Nettamente, ti rispondo velocissimo. Fermo quello che ti ho detto ieri sera, è la meno dolorosa perché sapevo che il prossimo turno sarebbe stata comunque quasi impossibile passarlo. Allora, e mi riaggiungo allora a quello che ha detto prima, Allegri, che è vero, è vero ragazzi, andate a vedere le otto che vanno ai quarti di finale, tranne il Benfica,
siamo inferiori a tutti. Quindi dici allora, meglio, meglio levare... Baccaro, Mole, poi torno da Martinelli. Meglio farsi da parte prima, così preventivo. Mi sembra un ragionamento molto... chiaro, cioè tu dici è andata bene così perché sennò se andiamo ai quarti magari perdiamo. Riferimento al fatto aspetta, che aspetta, aspetta, smorta, voglio sentire. Così Bacca, come, così vai, come il ragionamento sulla Juventus che perde e ci può stare la sconfitta, poteva avere un senso fino a dicembre, cioè la Juventus che perde Ronaldo e ha tanti problemi, l'abbiamo visto all'inizio stagione, vabbè, ma a gennaio ha investito dei quattrini importanti per invece fare un passo andare in avanti, avanti contro una squadra che è una squadra assolutamente rispettabile, con un bravo allenatore che ha dei valori, ma doveva essere alla portata di una Juventus che è passata in vantaggio al decimo secondo all'andata, sì. Cioè aveva la strada spianata rispetto a quella cosa. Baccaro, guarda, poi Mole e poi torna da Martinelli. Cioè, oggettivamente se tu guardi le due partite, 180 minuti, sì. Il Villarreal ha strameritato di passare, perché l'andata è stata equilibrata e questa partita dopo un equilibrio iniziale, secondo tempo loro hanno esondato. Ma qualche partita esondato. Hai visto? Secondo ma aspetta, sporta, posso dire la mia? Posso dire la mia? Fermo un attimo, voglio sentire gli altri prima, poi torno da te. Secondo tempo, invece, la partita non è stata più in equilibrio. Dopo il gol c'è stato l'esondamento. Quindi ottantesimo. Morta, aspetta, fai parlare Baccaro. E la partita è andata. Detto questo, allora, è vero che ci sono tante squadre più forti della Juve. Il calcio italiano è in grande difficoltà, tutto verissimo. Però il Villarreal, settimo di Spagna, che è una buona squadra, che è una buona squadra, era una squadra portata oggettivamente da Juve. Era una squadra portata da Juve soprattutto dopo gli acquisti che sono stati fatti a gennaio. Poi se uno voleva far passare il messaggio compri Vlahovic, devi puntare a vincere la Champions League, no, non sarebbe giusto, perché comunque Vlahovic è un giocatore che ancora non ha un pedigree internazionale, sì. È un giocatore, un buon giocatore del nostro campionato, ma non ha un pedigree internazionale, quindi far passare il messaggio hai preso Vlahovic, devi giocarti la Champions League, non è giusto. Però neanche se noi tanto avessimo passato questo, tanto poi incontravamo Liverpool, Bayern e compagnia cantante, andavamo a casa, che senso ha? Cioè qui il senso dello sport viene vanificato in 3 secondi, non va bene. Giulio? Guarda, io non mi soffermo tanto sulla partita di ieri sera, perché io vedo che i tifosi sono arrabbiati anche per altro. I tifosi dicono, da quando il ciclo si è chiuso, e il ciclo si è chiuso perché lo ha voluto chiudere la Juventus, mandando via Allegri che gestiva un gruppo di campioni, la Juventus ha fatto una serie di operazioni sbagliate. Il momento in cui però, e qui lo chiedo anche agli amici juventini, la Juventus è la società che spinge più di tutte in Italia per la Superlega, la Juventus è quella che guarda e che può spendere più di tante altre e lo ha fatto in questi anni, però mi esci negli ultimi 3 anni con Lione, con Porto e con Villarreal, quindi non con Real, con Real Madrid, col Bayern Monaco, col City, agli ottavi, evidentemente non è un discorso di partita, sai, ci può stare che tu una partita la sbagli la serata perché non hai giocatori, perché per una serie di motivi, magari anche perché sottovaluti l'avversario, ma è un discorso di programmazione, cioè io credo che la Juventus debba veramente resettare tutto, non basta che tu ti prendi l'allenatore Allegri, ti sei pentita dopo 3 anni dopo e te lo riprendi, qui c'è da rifondare a livello dirigenziale, l'impostazione di mercato. A me dispiace dirlo, però la vicenda di Cristiano Ronaldo l'estate scorsa è stata gestita malissimo e quella è stata figlia di una serie di errori e di partitacce e di cose che sono venute dopo, perché tu non puoi iniziare una stagione con Cristiano il 20 agosto, va via, non lo sostituisci, prendi Kane, va male a 38 milioni, a 38 milioni. Poi prendi, fai l'investimento a gennaio, sappiamo che sono pochissime le società che fanno grandi investimenti e poi ti ribaltano la stagione. Anche l'Inter prese Eriksen ma non riuscì subito a valorizzarlo, anche il Milan prese Piontek, fece 2 o 3 partite buone e poi è sparito. Cioè io credo che sia un discorso, e a Torino devono farlo, molto più in generale, perché sarebbe un grave errore ridurlo all'eliminazione. Diego? No, allora io ieri ero allo stadio, tra l'altro, quindi ho vissuto la partita in modo diretto e spesso si vede qualcosa anche in più di quello che si vede in televisione. Sono molto arrabbiato, Federica, perché il Villarreal era una squadra battibilissima. La discreta partita che abbiamo fatto nel primo tempo, che è stata descritta dal nostro allenatore come la miglior partita europea dell'anno, è solo figlia del fatto che il Villarreal è venuto e non ha mai superato la metà campo, perché il Villarreal era una squadra ieri totalmente inconsistente e impalpabile, che puntava solo ad arrivare ai rigori. E non siamo neanche riusciti a fargli ottenere il risultato di arrivare ai rigori. Siamo riusciti a essere eliminati prima da una squadra che ha delle individualità, perché Moreno è un grande giocatore, quando è entrato l'ha fatto vedere, però che fino a ieri non ha fatto nulla.
Ieri il Villarreal era una squadra che di squadra voto 4 primo tempo, e quindi la Juve alla luce di questo nulla ha avuto delle occasioni, ha preso anche una traversa che la partita avrebbe potuto cambiare, ma la Juve è totalmente demeritato. Ed è gravissimo quello che ha detto Allegri nel post partita, perché tutte le dichiarazioni che ha fatto sono veramente criticabili. Allora, guarda, mi stai fornendo un assist, chiedo alla regia di mandare la pillola numero 2 di Massimiliano Allegri, poi commentiamo insieme il tutto, vado anche da Martinelli e poi Smorta che voleva intervenire. Pillola numero 2 di Allegri. Da Martinelli, poi torno in studio da Smorta. Leonardo, restiamo su queste dichiarazioni di Massimiliano Allegri, per me sono dichiarazioni... gravi, ma gravi nel senso non con dimostra di non avere in questo momento, forse aveva perso magari un po' di lucidità alla luce del risultato, la mentalità vincente. Non mi può venire a dire aspettavo e superavo di andare a supplementari per fare i cambi. Io capisco che magari alcuni giocatori pazzesco non avevano tutti questi minuti nelle gambe, però è grave quello che dice Leonardo. Allora, io vorrei dire al signor Massimiliano Allegri che l'ultimo fatturato conosciuto del Villarreal è 98 milioni. Il monto ingaggi è 5 o 6 volte meno di quello della Juventus e sfiderei molti, ma qualcuno di voi lo saprà, ma senza andare su Google Maps, io sfiderei tutte le persone in studio a dirmi immediatamente dov'è Villarreal in Spagna. Perché fino a ieri Villarreal lo andavamo a cercare sui siti immobiliari, no, una villa reale. No, se non esagerare, dai. Ma coinvolgi direttamente Mummischi. È grosso come Barletta, è un posto come Barletta, villa reale. Sarebbe dire che il Barletta ha eliminato la Juventus. Ma che il Barletta è grande. Ma capito, questo è una famosa di sfida. Il Barletta ha eliminato la Juventus in Champions. Fate parlare. E allora il signor Allegri, però dai Leonardo, prima di dire Leonardo certe cose. Barletta, no, io ho detto guardando la classifica di Liga in questo momento, diciamo il Villarreal sta guardando la classifica come anche città, di Serie A, come città e sta Fiorentina al Barletta, Roma, mi ha chiamato sindaco di Villarreal, dice ma perché tu non sei neanche andato agli ottavi? Guardate che Barletta è una bellissima città, quindi come città ci può stare come valore. E chi lo discute? È molto bella Barletta, ha fatto anche la disfida. Non ci sono mai stati forse i nostri ospiti. Però mi dite dov'è su Google Maps, al volo. Vicino Valencia. Vabbè, adesso lo dice così, lo so. Però, Leonardo, in Andalusia, però obiettivamente nessuno lo conosce sto sottomarino già. Leonardo, dai, ti vengo in aiuto, è più facile se tu mi dici guardando l'11 titolare quanti giocatori effettivamente guarda che Villarreal ha vinto in Europa di io vorrei ricordare una questione che Villarreal ha preso per esempio qualche anno fa Pepito Rossi quando Pepito Rossi non era infortunato ed era centrante nazionale non era infortunato Pepito Rossi Fatemi sentire Smorta che freme, però vi chiedo di stare sulle parole di Allegri, non divagare, tanto abbiamo tempo fino alle 23:30. Allora, sarò sintetico. Per replicare a Martinelli dico che Villarreal negli ultimi anni ha vinto il doppio di tutto quello che ha vinto l'Italia negli ultimi 10 anni ed è evidente che mi riferisco all'Europa League. Tornando alla partita di ieri, avremmo dovuto vincerla perché siamo più forti, abbiamo giocatori più importanti, abbiamo più fatturato, li paghiamo profumatamente. Posso finire per piacere? Mi sento dire che nei 180 minuti siamo stati dominati e che meritava il Villarreal, io mi chiedo che partita hanno visto. Perché? E lo argomento. Commenti anche le parole di Allegri, però. Il primo tempo, 4 azioni nitide. Ribadisco che avremmo dovuto vincere, ribadisco che condanno l'atteggiamento mentale dell'allenatore che non riesce a incidere sulla mente dei giocatori. Dico che avremmo dovuto vincere, ma la partita di ieri, il primo tempo, se finiva 2-0 nessuno avrebbe detto niente. Nel secondo tempo, la cosa scandalosa, che non è vergognosa, ma è scandalosa, non che abbiamo perso 3-0, ma che al 77esimo eravamo ancora 0-0 contro una squadra di scarsi. Questa è la cosa che deve far riflettere. Allora, non te la devi prendere Allegri... con lo studio, te la devi prendere con la tua stessa siccome squadra. Mi è stato detto che... A sentire, avete perso 3-0, quando tutti abbiamo visto che il 3-0 è maturato gli ultimi 10
10 minuti quando la partita non c'era più. Ti stai dando da solo no, da no, io voglio arrivare ad Allegri. Scusa, però scusa Federico. No, non meritavamo. 3-0, 3-0 è un risultato bugiardo, all'80esimo è finita. La qualificazione. Appunto, la meritavamo noi. Hai fatto una partita di contenimento. No, una partita scarsa, contro una squadra scarsa e dovevamo vincere. Ma no che meritavamo la Real. Meritavi di passare il turno? Certo. Dei 180 minuti? Il primo tempo, se finisce, ascolta, che siamo stati scarsi, sono il primo a dirlo. Che avremmo dovuto passare, sono il primo a dirlo. Ma che adesso è stata una partita dominata al Villarreal. Szczęsny non ha toccato un pallone. Szczęsny non ha toccato un pallone. E siamo riusciti a prendere tre gol con una squadra per cui Szczęsny. Dopo l'80esimo era finita la partita. Io voglio parlare adesso di Allegri. Allegri sbaglia gravemente. E gravemente, perché se sei più forte e giochi in casa e hai quei giocatori, tu non puoi neanche pensarlo, figurati dirlo, speravo di arrivare ai supplementari. Questo è inaccettabile, perché dimostra una mentalità, perdonatemi, che soprattutto in Europa, nella doppia sfida, andate e ritorno, non puoi permetterti, devi vincere e per vincere devi far gol, devi dominare e devi attaccare. Allora, smonta, cosa che ieri non abbiamo fatto. Perché te la prendi con Martinelli? Tu stai dando delle colpe no, al tuo allenatore. Dice che il Villarreal è la squadra da perdonami. Villarreal è settimo in Spagna, ma delle otto vi ricordo che tre sono spagnole, quindi il livello calcistico spagnolo con quello italiano non è equiparabile, cioè, non è equiparabile. La settima della Spagna vale della la prima o la seconda dell'Italia, se ragioniamo. Vediamo il prossimo turno cosa fa il Villarreal. Esagerato. Vediamo il prossimo turno quanti gol fa il Villarreal. Allora, Biasin, una Fo e poi vado anche da Mischi. È inutile fare ragionamenti sulla settima della Spagna. Infatti, in Italia, infatti. La settima allora io ti dico, secondo me l'Inter con Villarreal passa. Hai ragione, siccome non è equiparabile il campionato e dire che la settima di Spagna è scarsa, perché sennò mi induce ma a replicare. Che sta dicendo? Lui ha giocato con Liverpool, avessi dato il Villarreal magari l'Inter passava. La Juventus non è inferiore al Villarreal. L'ho detto però non si può dire che la settima squadra spagnola è equiparabile alla settima italiana. Perché la Spagna ha tre squadre su otto, tre squadre su otto. Smorta TV, devo sentire anche gli altri. Il problema è che ieri la Juventus ha pagato un atteggiamento che in Italia può avere un senso. Dove fai i risultati, eccetera, eccetera. In casa tua, in un ottavo di Champions, a un certo punto devi provare a vincere. Hai ragione! Non infatti devi lo 0-0 al 77esimo, che è scandaloso! Smorta, per favore, no, vai, Biasina, finisci. Non è scandaloso perché non hai fatto quasi niente per fare gli Comunque, primi. Ricordo che la settima in Italia è la Roma. Se no è la Roma con il Villarreal, un po' vince. No, allora stai offendendo l'Atalanta, perché guarda, l'Atalanta è uscita con il Villarreal. Io sarò addirittura telegrafico. Il Villarreal è una squadra scarsa. Molto scarsa, che avrebbe perso tranquillamente con l'Inter, avrebbe probabilmente perso anche con la Roma. Scarsa. Noi ieri abbiamo fatto una partita vergognosa, anche nel primo tempo, niente di che. Quel poco che abbiamo fatto è solo figlio del fatto che loro non hanno mai superato neanche una volta la metà campo. Io ero allo stadio e parlavamo con altri tifosi che erano con me e ci chiedevamo ma com'è possibile che questa squadra sia arrivata qui? Giocano senza attaccanti, era una squadra che dovevi distruggere ieri in casa. Con la Juve di ieri sera e non con la Juve di Vidal, Pogba e Pirlo e gli altri, con la Juve di ieri sera e questa sconfitta è gravissima ed è figlia del fatto che noi abbiamo questo atteggiamento sempre sbagliato che in Europa non paga, punto. E non ci sono tanti commenti da fare ulteriori e diversi da questo. Abbiamo perso contro una squadra molto più scarsa di noi. Allora, voglio sentire anche Giordano Mischi, poi vi faccio vedere un documento che secondo me vale tantissimo, più che un documento, è un pezzettino di una trasmissione che abbiamo fatto tempo fa. Però intanto vado da Giordano. Giordano, stai con Smorta, stai con Munafò, con chi stai? Stai con Allegri? No. Voglio capire, mi sono un po' persa. No, io guarda, con Allegri sono stato gran parte del campionato, cioè, e reputo ancora che comunque sarà ancora nei prossimi piani nel futuro della Juve, però le dichiarazioni che ha fatto sono ingiustificabili. A questo punto io mi aspettavo da un allenatore, da un top allenatore, che viene pagato quello che viene pagato, di prendersi le responsabilità e dire chiaramente: guardate, purtroppo ho sbagliato la partita, ho capito che non riuscivo a passare in un modo e non ho dato alternative alla squadra.
La colpa è mia, non è dei giocatori, cercheremo di migliorare, però per il momento quello che abbiamo fatto è negativo, perché uscire con il Villarreal è veramente inconcepibile. Questo sono d'accordo anche con Paolo, che cioè, il primo tempo secondo me non l'abbiamo fatto male, l'abbiamo giocato bene. Però il secondo tempo a me non è piaciuto, perché anche sullo 0-0 non trovavamo più uno sbocco per passare, quindi o passavi con un calcio di punizione o con una cosa strana, ma non riuscivi a passare. Ti ha incantato e devi ammetterlo come allenatore, che sei stato incantato da Emery. E basta, queste dichiarazioni non le deve fare, basta. Bravo. Questo è quello che penso io di Allegri. Allora, vi voglio far vedere questo video. Non mi ricordo esattamente che giorno fosse, ma ve lo dico, era il giorno del sorteggio. Guardate che cosa è successo in studio e secondo me anche in casa Munafos, Morte, Mischi, c'è stata la stessa reazione. Guardiamo questo video, andiamo. Povero Teone. A tarallucce vino, diceva il buon Matteo Caronni, che salutiamo. Sentivo ridere Martinelli, però dai, sicuramente tutti gli juventini quando hanno sorteggiato, è vero che prima non gli era andata male perché gli era capitato il Benfica, se non erro, no? Lisbona. Sì. Il Lisbona poi è stato rifatto ed è capitato il... Insomma, per lo Sporting e il Villarreal è la miglior pescata possibile. Sì, non come era Ajax Juve, e poi Liverpool. Martinelli! No, premesso che non stavo ridendo, perché guardavo ma non ho riso, qualcun altro ha riso. Però era Baccaro che rideva. No, ma comunque di scene così, in realtà ne abbiamo viste tante in questi anni. Anche Galliani qualche volta... E aveva mostrato contentezza e poi siamo usciti, cioè può succedere, non è questo il problema è come esci, come fai un secondo tempo. L'avvocato Munafò ha spiegato bene tutto quello che è successo, ha spiegato bene come Allegri sia un allenatore che veramente sarà perché si è involuto, sarà perché è stato troppo a riposo, sarà tutto quello che volete. Ma quando io ho visto nello studio con voi Juventus-Spezia, sì, o Spezia-Juventus, non mi ricordo, che ha vinto miracolosamente la Juventus, ma immeritatamente, io ho detto, ma oh raga, a parte che avevo visto già la Juventus col Milan senza fare un tiro in porta, però il Milan, bene o male, è il Milan. Lo Spezia, io ho visto quella partita e ho detto, ma come fa a giocare la Champions questa squadra? E infatti così è stato. Beh, Leonardo, se ti ricorderai, si era proprio visto il labiale di Allegri che diceva ai suoi palleggiate finché non troviamo un buco. E ieri probabilmente sperava di fare la stessa cosa, di trovare il varco e mandare l'attaccante a segnare, e poi non gli è successo. Baccaro, che te la ridevi? No, la ridevo perché l'avevo già visto oggi e infatti l'ho preso subito in giro il povero Caronni. Il povero Caronni l'abbiamo... ma come lui tanti? Sì, perché, se l'avvocato Munafò alla tua destra aveva già comprato il biglietto aereo per andare a vedere un eventuale finale, stessa cosa che probabilmente aveva già fatto, ora non mi ricordo cosa ha detto prima. Bisogna fare i complimenti a quei tifosi. No, Mischi dice no. Bisogna fare i complimenti a quei tifosi che comprano i biglietti prima. Cioè, per le finali, certo, non tutti hanno avuto la fortuna che ho avuto io di comprarli e andarci veramente tante volte. Di comprare in lire però. Però va fatto i complimenti. Vabbè, ma giustamente Munafò ha visto che costava un poco, ha detto la faccio, tanto in finale ci arriviamo, lui ha detto, è convinto pubblicamente, ha detto più di una volta. È vero, più di una volta intervenuto. Più di una volta ha detto, arriviamo in finale e la vinciamo. Io gli ho detto, avvocato, non è che se arriva Vlahovic, adesso cambia tutto, io starei un po' tranquillo. No, non ci credo che abbia detto.
cosa? Ma era... No. L'avvocato Murapò è un principe del foro, non può aver detto una roba del genere, non ci credo. Pensava di andare in finale. Ma no. Io non ci credo, ti difendo io, Diego, Ma che provocazione, no. Quando è arrivato Vlahovic, lui ha commesso un errore di tanti, cioè che un giocatore potesse cambiare le sorti complessive di una squadra che era in difficoltà. Un giocatore che poi non aveva esperienza internazionale ancora. Era convinto di andare in finale. Io ho detto, guarda, con gli inglesi, il Bayern, cioè non pensavo di Villarreal, Pino, ma dai, ma secondo te erano provocazioni, ma come potevo pensare... No, io che qualcuno ci credeva. Ha comprato anche un monolocale. Allora, devo andare in pubblicità, rientro, tanti messaggi da casa e ancora Massimiliano Allegri. A tra poco. Allora, carrellata di messaggi da casa con Benedetta. Sì, allora i nostri telespettatori ci scrivono: se Bonucci e Chiellini invece di pensare solo alla nazionale sarebbero scesi in campo, la Juventus la vinceva in carrozza e mai avrebbe preso quei due rigori. C'è da dire che Bonucci era infortunato su Chiellini, però tanti hanno detto magari lui aveva la testa più sulla nazionale, nel senso se gioco e poi mi faccio male salto la nazionale. Chi questo? Tanti l'hanno detto. Ma non lo farà mai. Però si legge dietro le sue dichiarazioni qualcosa trapela. Ma secondo voi veramente Chiellini non gioca un ottavo di Champions? No, non abbiamo detto questo. Però fa 20 partite l'anno, chissà come mai, quando è per la nazionale è bello lustro. È un dato di fatto. Però Paolo, guarda che Chiellini... Comunque era appena tornato a disposizione. Chiellini ieri si è scaldato tanto tempo. Perché noi anche in fine primo tempo io pensavo entrasse, perché effettivamente lui si è scaldato e si è scaldato bene. Quindi non è il tipo Chiellini che... Il problema... il problema non è Chiellini che ha 38 anni può esserci o non può esserci. Il problema è che stasera, me lo dite voi che eravate qua, il migliore dell'Atalanta è Demiral. Questo è il problema. Romero non è il migliore centrale dell'Inghilterra. Ieri nella Juventus, negli ottavi di Champions, giocava uno che l'anno scorso era in panchina nel Rennes e nel Cagliari. Sì, è vero. Questo è il problema. Però ti dico anche, perché me lo scrivevano prima, io l'avevo rimosso, che l'anno scorso nella partita di ritorno col Porto Demiral aveva fatto lo stesso più o meno fallo che ha fatto Rosani ieri sera, quindi era stato colpevole. Anche lui, ancora da casa, sentiamo, aspetta, arrivo Giordano, sentiamo un po' Benedetta perché sono scatenati. Un altro nostro telespettatore ci scrive: la differenza è che Emery ha messo l'attaccante per vincere, mentre Allegri ha messo Dybala solo quando hanno segnato loro. Solito Allegri difensivista che dopo 8 mesi ancora non ha saputo dare un gioco alla Juve. Ancora? La Juve ha un centrocampo penoso, il Villarreal con le italiane 7 vittorie su 8 incontri. E infine la Juventus ha giocato senza i suoi 2 migliori giocatori, Chiesa e Dybala. Qualsiasi squadra senza i suoi 2 fiori all'occhiello soffre. Però sai cos'è? Rispetto Allegri a tutto, lo considerava anche poco. L'unica attenuante, Federica, oggettivamente sono le assenze, anche rispetto a questa cosa di cui si sta parlando. Però è vero quello che dice prima Fabrizio. Ha detto, ma stasera Demiral ha fatto un partitone, ad esempio, no? Sì. Se tu ti vai a giocare l'ottavo di finale con Rugani titolare, però lo scompenso ce lo puoi avere. Allora, non è solo io Rugani. Non seguo il telespettatore che parlava però di Rugani Chiesa, titolare, Rugani titolare, Arthur che fa un passaggio a 2 metri. Perché quando il Villarreal passa in vantaggio, non è mica finita la partita. Una squadra, la Juventus di 3 anni fa. La ribalta. In un momento anch'io mi aspettavo la 2 o 3 giocatori dicono: "Uè, ragazzi, manca 10 minuti, forza e coraggio". Lì sull'1-0 per il Villarreal la partita è finita. Ma il problema qual è stato? Mancava il leader? Manca il carattere, ma mancano anche le qualità, perché ripeto, io ieri non ho visto una verticalizzazione in 90 minuti, uno che si prende la responsabilità di fare un lancio di 20 metri. Ma perché? Perché Arthur non è un giocatore che può reggere il centrocampo della Juve, è un giocatore di rugby che passa la palla o laterale o indietro, non ha fatto una verticalizzazione. Fatemi andare da Giordano Mischi che voleva intervenire prima. Allora, Demiral è stato un errore veramente macroscopico, aver dato in prestito. Io capisco se tu lo volevi vendere, dicevi voglio prendere 25 milioni, va bene, ci riusciamo, siamo riusciti. No, tu lo dai in prestito. E questo è il primo errore grande. Sul discorso di Rugani, poverino, ieri sera non ha fatto, cioè ha fatto quello... Aspetta, ti fermo un secondo. Il solo fatto che tu dici Rugani poverino... significa che Rugani non è adatto alla Juventus, altrimenti non parti con Rugani poverino. Poverino, ma certo che è adatto. Sai perché poverino?
che è stato subissato dalle critiche, Fabri, solo per quello. Ragazzi, un calciatore professionisti, Giordano, a quei livelli prendi l'avversario e lo porti verso l'esterno, non gli vai addosso e lo travolgi, dai Giordano. No, ma lì è un, ascolta Paolo, lì è un errore di reparto. Che hanno sbagliato tutti. Lugani fino allora aveva giocato una partita perfetta. Per forza, non erano mai entrati in area. In quello do ragione a Fabrizio, è Lugani, non è Bonucci, non è Chiellini, è Lugani. Però l'errore grosso è di aver dato in prestito all'Atalanta un giocatore che oggi potevi averlo schierato dietro, Giordano, e dava abbastanza sicurezza. Giordano. Devo andare in pubblicità, però rientro, sento l'avvocato Munafò, faccio entrare Martinelli, Smorta, tutti i messaggi da casa e ancora Massimiliano Allegri, a tra poco. Qualche messaggio con Benedetta. Davide con non poca ironia ci scrive: 9 milioni ad Allegri per dire palleggiate finché non trovate un buco. Calma, per dire calma. Calma anche, ci sta. Poi ancora, si veniva eliminati ai quarti, ma con Liverpool, Bayern o Real ci sta l'eliminazione. Certo. Con il Villarreal no, Enrico. E ancora, volevo ricordare agli ospiti bianconeri in studio che noi siamo la Juventus ed è inconcepibile vedere il secondo tempo di ieri. Zero idee, moltissimi infortuni, possiamo finalmente dire che il signor Allegri deve iniziare a prendersi le sue responsabilità o è lesa maestà. È quello che abbiamo detto. E poi ancora, il problema della Juve è Allegri, lo dico fin dai tempi non sospetti, a parte il risultato di ieri, la Juventus non ha un gioco di squadra, sembra un'armata Brancaleone, Antonio Gallara. Diego? No, io continuo, dirò una banalità, ma per esempio la Juve ha un centrocampo che è impresentabile a questi livelli, perché Arthur, come ho detto prima, non ha fatto veramente un passaggio in verticale. Rabiot ha portato palla tutta la partita inutilmente, ha fatto qualche sgroppata, ma inutilmente anche quella. Purtroppo anche Locatelli ha avuto un'involuzione incredibile e soprattutto Locatelli non può essere il faro del centrocampo. Vabbè, della diciamo Juve. Che oggi Locatelli scoperto, è un bellissimo giocatore. Al Covid, quindi magari ieri sera non può essere che non stesse benissimo. Non lo voglio giustificare, però ci sta Federica, però Locatelli non può essere il faro del centrocampo della Juve, può essere un eccellente gregario, però non può essere lui che comanda il centrocampo. Quindi quello è un grande problema. Abbiamo un problema. Abbiamo speso 40 milioni per il non faro. Abbiamo un problema enorme sia a destra che a sinistra con gli esterni, perché ha dovuto giocare Di Sciglio fuori ruolo e ha giocato male anche lui. Perché sì, ha fatto qualcosina, ha fatto qualche cross, ma niente di che. Non parliamo della fascia sinistra, della fascia destra, dove veramente, cioè, secondo me, far giocare Cuadrado, che è l'unico che riesce a dare un minimo di ritmo, qualche variazione, a saltare l'uomo, e lo devi sacrificare a terzino, non ha più senso, anche perché non ha più l'età per fare tutta fascia. Quindi veramente, cioè, i problemi sono tanti, tantissimi. Purtroppo, mi dispiace, lo dico spesso, ma lo continuo a dire, la Juve, da quando è andato via il signor Marotta, non ha più azzeccato una campagna acquisti vera. Ha preso qualche giocatore, ma una campagna acquisti fatta bene no. La squadra ha smesso di crescere da quando è andato via Marotta. Questa è la verità. E questi sono i risultati quindi normali. Ci stai pagando ancora le colpe di Paratici? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Rabiot, Arthur, Ramsey. Questi poi sono tutti giocatori che ti hanno bloccato il mercato negli anni. Quindi tu non potevi più mettere quel tassello ogni anno che la Juve era abituata a inserire per migliorare la qualità. Hai avuto un mercato bloccato perché avevi ingaggi faraonici per giocatori scarsi. Intanto, e questo è il risultato. Vi faccio vedere in grafica gli ultimi 10 anni in Champions della Juventus. Dopo la prima stagione di Massimiliano Allegri, quindi 14-15, lui ha fatto finale, ottavi, finale, e poi comunque la Juventus ha incassato una serie di risultati non particolarmente positivi, considerando anche poi con chi sono usciti, per 2 volte i quarti e poi per 3 volte consecutivamente la Juve uscita agli ottavi con squadre comunque abbordabili. Purtroppo il livello è basso, il nostro livello è basso, è inutile, bisogna prendere coscienza di questa cosa. Questa squadra non può fare molto di più di questo. Deve passare col Villarreal, ma sarebbe stata la più scarsa delle 8 dopo. Però io quello che dico, siccome tu facevi riferimento a Marotta, correggetemi se sbaglio, però 17-18 Marotta c'era, giusto Biasin? Sì. 18-19 anche, comunque la Juve uscita ai quarti, vado così a memoria. No, 18-19 no, quindi 17-18 comunque quarti. È l'anno in cui credo la Juventus perde perché non ha difensori, tra l'altro. Sì, perché Benatia era andato via durante l'inverno. Però non possiamo dar la colpa
colpa solo, diciamo, al mercato sbagliato di Paratici. Dopo le due finali la Juventus non possiamo dare un'analisi così solo al mercato di Paratici, ma tante colpe sì. Giulio, non è solo il mercato, è quello, cioè io credo che stiamo parlando di una squadra, cioè di una squadra che per 3 anni è uscita ai quarti con 3 allenatori diversi. Quindi il mercato certamente sbagliato, costruita male anche quest'anno, in agosto, perché quando lo dicevamo in agosto, no, ma tanto poi niente, perché se dai via Cristiano Ronaldo e non lo sostituisci e non vai comunque, perché si pensa sempre che Cristiano Ronaldo, lo si diceva prima, la Juventus è arrivata in finale di Champions con Allegri, ha perso, cosa serve per vincere Cristiano Ronaldo? Erano tutti convinti che così sarebbe andato, no, non è stato così. La Juventus ha continuato a vincere gli scudetti che vinceva anche prima, dopodiché non si è rinforzata lì dove doveva rinforzarsi. E quando poi cambi tanti allenatori in così pochi anni, evidentemente non è solo il mercato, perché poi gli allenatori che hai preso, io non so, mi risultano non fossero tutte prime scelte. Sarri non era una prima scelta, anche Pirlo non era una prima scelta. Allegri l'ha richiamato perché sei stata costretta a richiamarlo. Cioè, questa è la verità, perché altrimenti Allegri probabilmente rischiava di andare all'Inter. Ma poi Giulio, tutti con filosofie diverse di gioco, quindi anche lì vuol dire che tu non hai un progetto, non sai cosa fare. Aspetta, Smorta, voglio farvi sentire prima Massimiliano Allegri. Sentiamo la pilla numero 4, perché anche questa dichiarazione secondo me è da tenere fortemente in considerazione, perché lui dice un conto è sognare e prima della partita tanti, anche i suoi stessi giocatori, avevano detto vogliamo la finale, ci crediamo, eccetera, eccetera. Però lui dice un conto è sognare, ma un ottavo di Champions è sempre difficile. Sentiamolo. Leonardo, da osservatore esterno, anche poi basandoti su quelle che erano state le dichiarazioni, non i tweet o i messaggi dei tifosi, le dichiarazioni dei protagonisti, secondo te sognavano un po', ci credevano? Non dico di arrivare in finale, però quantomeno di andare avanti. Ma io non lo so, se sognavano o sbagliavano, perché io mai come quest'anno ero tranquillissimo sul fatto che la Juventus non vincesse la Champions. Sì, ma ti aspettavi uscisse ieri col Villarreal? No, però non è, sì, ogni anno, negli anni passati c'era sempre un po' di preoccupazione, quando usciva ero contento obiettivamente, ma quest'anno non c'era possibilità perché è una Juve troppo scarsa per la Champions. La verità è questa. In Italia, per quanto riguarda il campionato, normalmente chi spende vince, perché la Juve ha speso tantissimo, ha vinto 9 campionati di seguito, forse solo il primo l'ha vinto senza spendere troppo, ma poi ha investito un sacco di soldi, ha vinto. L'Inter ha comprato giocatori molto forti, Hakimi, Lukaku, ha preso Eriksen, Conte, l'allenatore, e quindi ha vinto. Forse solo quest'anno vincerà una squadra che non spende, ma è l'eccezione, appunto. In Italia, quando tu hai i soldi, vinci. In Champions no. In Champions devi avere i soldi, ma devi spenderli meglio rispetto a come li ha spesi la Juve in questi anni. Smorta? Come linea di principio il ragionamento Allegri sta in piedi, perché i sogni sono accettabili per i tifosi, anche se questa squadra non è tra le prime 5, 6, 7 d'Europa. Ma nella fattispecie contro il Villarreal, proprio perché sei più forte, lascia da parte i sogni, torna alla realtà e devi vincere. Per vincere, e stiamo parlando del fatto attuale. Per vincere devi attaccare. Appunto, e parliamo dell'attualità. E non hai invece attaccato. Prima si parlava della Juve in generale. Lì ha ragione Giulio, della Juve in generale, però bisogna avere anche una visione almeno a medio termine, perché se tu ogni anno cambi progetto, fermo restando che io non ero contento né di Sarri né di Pirlo, rischi che ogni anno ricominci da capo. Quindi devi avere comunque un progetto, crederci, avere la pazienza. Ad esempio, se quest'anno sei partito da Vlahovic, che credo che sia un circolare, aggiungendo 2 o 3 elementi, soprattutto gli esterni bassi, è un centrocampista importante, senza la frenesia assoluta di vincere per forza, puoi iniziare un nuovo percorso.
ma questo è l'ABC dell'aspetto societario, perché altrimenti sei una società in confusione e che ti lasci condizionare troppo dai risultati e dall'ambiente, quindi i social, i giornali e i tifosi. Io mi auspico che quest'anno sia comunque un anno di transizione, che arriviamo nei primi quattro, ma che l'anno prossimo due o tre tasselli per aggiustare quello che oggi è fortemente viziato, la qualità. Ancora altri tasselli, la qualità. Oltre Vlahovic, oltre Zaccaria, quanti ne vuoi ancora? Certo, se tu giochi con De Sciglio e Rugani vuol dire che qualcosa hai bisogno. Se ancora e allora abbia... quanti ne vuoi cambiare? Ma che linea di capitale? Ma scusa un attimo, vuoi fare un altro aumento di capitale? Martinelli, è una cosa veramente semplice. Se vuoi vincere, ma così è l'hai facile, detto tu. Ma, così ma è non facile, è facile, dipende che aspirazione, che ambizione, che aspettative hai. Se vuoi vincere, 3-4 ruoli di pubblicità. Pubblicità, tra poco, pubblicità. Qualche messaggio da casa con Benedetta? Federico scrive: la differenza tra Allegri e Sarri è che il primo è un ottimo PR ed allena meglio i giornalisti, il secondo si concentra sui giocatori. La differenza nel gioco è evidentissima nelle loro squadre. Ancora, Egidio dalla Sicilia: la Juve perde da anni con Lione, Porto e Villarreal per un semplice motivo, un centrocampo composto e creato male con interpreti praticamente imbarazzanti. E poi ancora, basta con questa storia del centrocampo, Bentancur con Conte sta facendo il fenomeno come Kulusevski e Allegri che sta rovinando i giocatori. Per me la rosa della Juve è la più forte del campionato. Intanto stavo vedendo, le ho sentite anche ieri, però ve le riprendo, nel post partita hanno parlato due ex giocatori della Juventus, sia Marchisio che Evra, che erano a seguire la partita a bordo campo. Marchisio dice: si parlava di maledizione, ma quello si può dire se perdi le finali, se è da tre o quattro anni che esce agli ottavi, è un problema di identità di gioco e di giocatori, è un problema un po' più profondo questo, non solo di cambi tardivi. E poi ancora Evra dice: non c'è qualità in mezzo al campo, e questa diciamo è una storia che torna, abbiamo visto anche nei messaggi da casa, dice: ai tempi giocavano Marchisio e Vidal e Pogba, su Arthur dice: oggi c'è Arthur, non li ho visto fare un cambio di gioco. Però un'altra cosa grave, e poi andiamo a sentire ancora Massimiliano Allegri in conferenza stampa, questo non ce l'ho in pillola, ma è una dichiarazione che ha fatto poi subito dopo la partita. Lui ha un po' scaricato la colpa sui suoi giocatori, perché Allegri ci ha fatto capire: se io ho questi giocatori alla fine la colpa non è mia. Sto parafrasando, però il senso delle dichiarazioni di Massimiliano Allegri era quello. Fabrizio, vengo da te, perché c'è un allenatore che guadagna 9 milioni a stagione, si criticava tanto Conte l'anno scorso, può anche un attimino farsi un mea culpa. Allora, io il discorso su uno guadagna tanto, quindi deve fare, lo capisco fino a un certo punto, non mi piaceva francamente su Conte. Io credo che Allegri prenda uno stipendio importante, perché ci sono mille motivi, no? Doveva tornare, fare, disfare. Ricordiamoci che Allegri aveva un contratto col Real Madrid che doveva solo firmare, ha scelto di tornare alla Juventus, vabbè, poi adesso vedremo come andrà. Io non è che giudico Allegri per la partita di ieri, cioè io non dirò che Allegri è un cattivo allenatore, perché non è così secondo me. Però ieri ha sbagliato, perché l'atteggiamento di Allegri, quando riesce a fare Allegri veramente, ieri la incarta al suo avversario, e invece ieri è stato incartato da Emery, che è stato più bravo di lui. Per cui anche nel giocare male, lui è capace, giocando male, di fare certe cose. Ieri non le ha fatte e quindi ha sbagliato in campo, e secondo me lui è anche molto bravo, a differenza, non so, di Gasperini, piuttosto che Conte, piuttosto che altri, ad ammortizzare le sconfitte nel post-gara. Ieri non è riuscito a fare neanche quello, perché l'atteggiamento che ha avuto in conferenza non è stato un bel atteggiamento. Quindi secondo me ieri ha sbagliato sia in campo che fuori. Dopodiché non mi metto a dire che non vale niente, perché secondo me solo un pazzo può dire che uno che ha vinto 5 scudetti, 6 quanti ne ha vinti, e tutto quello che ha vinto due finali di allenatore non Leonardo ha... E poi Giordano, vai Leonardo. Sì, se non sbaglio lui a un certo punto nelle interviste, non so se ai giornalisti della carta stampata o in televisione, però ha detto disonestà intellettuale a chi gli ha fatto una domanda, giusto? Adesso mi sa che ce l'ho, ve la faccio sentire. Sì. Ecco, secondo me, al di là può aver vinto anche 44 scudetti, una frase del genere è la nota più triste, più nera della serata di ieri della Juventus, perché
l'allenatore di una squadra prestigiosa come la Juventus, prima di tutto deve portare più rispetto a un giornalista che è lì a lavorare, che fa una domanda a cui tu puoi rispondere in qualunque modo, ma non parlando di disonestà intellettuale. Primo. Secondo, nel merito la domanda era più che corretta, stava lui a trovare una risposta. Siccome non aveva una risposta, ha parlato di disonestà. Questo è un atteggiamento tracotante, sbagliato, di una persona che però è ritornata dove era stato mandato via, è ritornato con un modo di fare del adesso ci penso io sono il capo assoluto, e lo sta facendo. E secondo me questo è stato un errore della Juventus, dargli questo pienissimo potere. La Juventus, una delle forze storiche della Juventus, è stata sempre quella di non dare pieno potere all'allenatore. Adesso questa cosa storica è venuta meno. Allora, siccome Fede, voglio sentirvi tutti quanti, voleva intervenire Giordano, Vaccaro, anche tu, Giulio, anche quella frase di Massimiliano Allegri, non voglio però lasciare i discorsi a metà, quindi vado in pubblicità e ripartiamo da qui tra pochissimo. Allora, non riparto da voi, ma riparto da Massimiliano Allegri, dalla frase a cui faceva riferimento Leonardo Martinelli, perché tanto so che volete commentare tutti quella, quindi andiamo a sentire Massimiliano Allegri. Allora, in questo ordine, Mischi, Vaccaro, Mole, poi vado anche da Biasin che mi sa che voleva intervenire su questa dichiarazione. Vai Giordano! No, Federica, non mi è piaciuta pure questa, ma un po' tutta l'intervista non mi è piaciuta. Poi questa. Era nervoso, ti chiedo, sicuramente sì. Sì, ma un allenatore di quel calibro deve prendersi sulle spalle la responsabilità, deve tenere un comportamento diverso. A me, io ho sempre criticato Spalletti perché ho sempre detto che era l'allenatore che meno mi piaceva nelle interviste, ma adesso si sta veramente avvicinando in queste cose, perché cioè. Tu hai sbagliato una partita, ammettilo, prenditi carico della responsabilità. Poi, secondo punto, lui ritiene, perché lui ha detto che gli schieramenti erano abbastanza equilibrati, quindi lui ritiene che noi come schieramento, come formazione siamo abbastanza simili a Villarreal. Quindi per cui lui è chiaro che pensa che la Juventus sia scarsa a livello delle top internazionali. E allora mi chiedo, ma perché tu hai accettato un incarico pensando e credendo che con poche mosse la mettevi a posto questa squadra? Cioè, saresti stato più trasparente a dire guardate che la squadra, per così come la vedo, non basta un ritocco qui e là, cambiamo se è possibile, se non è possibile non me la sento di venire. Sarebbe stato più onesto. Ma io credo che lui venire e poi dopo dire che la squadra è scarsa. Io credo perché che io lui... so che la squadra a centrocampo è molto scarsa. E non sono d'accordo neanche con, mi sembra che era Pino che prima è intervenuto, sì. Hanno pagato 40 milioni Locatelli, ma con 40 milioni ragazzi non ti danno Gundogan, non ti danno Fabinho, non ti danno Bernardo Silva, ti danno quei giocatori lì. Con 15, 18, 20 milioni potevi prendere Miners, che forse non è uno di quei nomi che hai fatto te, ma ti avrebbe fatto molto comodo, perché se non è un giocatore che è in grado di fare 3 metri di passaggio e l'Atalanta ce l'ha, forse un problema è anche nelle scelte. Vado però da Vaccaro, sì. Poi no, guarda, Giordano, non è così. 40 milioni secondo me per quel tipo di centrocampista sono troppi. Se tu giri per l'Europa, io non faccio il direttore sportivo, sicuramente con quel tipo di valore trovi dei giocatori più forti. Douglas Luiz, che ad esempio gioca alla Aston Villa, è un centrocampista centrale nettamente più forte e probabilmente vale di meno, quindi io per esempio è un acquisto che avrei fatto. Però scusa, è alta livello la Juventus? Douglas Luiz, ma secondo me non l'hai mai visto giocare. Secondo me è il titolare del Brasile ed è un giocatore. Io vedo giocare Keita, vedo giocare Fabinho, sì, vedo giocare Bernardo Silva, Bruno Fernandes. Ma sì, ma però Giordano, questo è il limite, cioè non bisogna per forza di cose prendere giocatori che hanno dei grandissimi nomi. Esatto, la Juve deve ripartire. Ma ha preso questo Vidal, ma chi è questo Vidal? Sì. E poi scopri che è Vidal. Ma poi Fabrizio, in quel range lì ci sono dei giocatori in Premier fortissimi, Douglas Luiz, Bissouma del Brighton.
Højbjerg del Tottenham, tutti i giocatori che in mezzo al campo si fanno valere sono molto più forti di Locatelli, hanno più esperienza internazionale, sono di spessore internazionale. Quindi in realtà i 40 minuti, noi guardiamo il campionato italiano, dice Locatelli l'ho visto giocare bene all'Europeo le 3 partite e allora prendiamo Locatelli. No, non funziona così, e non faccio il direttore sportivo, te lo dico, io guardo le partite come le guardano tanti altri, no? E vedo dei giocatori che secondo me sono fortissimi. Scusa Pino, voglio ricordarti che era uno dei migliori giocatori della Premier, Aaron Ramsey, un bidone totale. Sì, ma era bidone totale. Però tu ti ricordi, ma cosa l'hai preso a fare? No, ma poi tu ti ricordi, aveva già una scheda infortuni clamorosa, no? Come se tu adesso Transfermarkt, ma no, come se tu adesso andassi a prendere Renato Sanchez, giocatore formidabile, ma vai a vedere la scheda infortuni Renato Sanchez. È come prendere Dybala in questo momento, può andarti benissimo. Se tu vai a prendere un giocatore del genere, può andare bene, ma se poi si stira dopo 4 partite, non puoi dire che sfiga, no? Vai a vedere, 26 infortuni, è un disastro. Quindi i giocatori devono andare a pescare. Ha ragione Fabrizio, cioè i giocatori che devono andare a pescare sono quelli che devono diventare poi quel tipo di giocatori lì. Devi guardare lungo e devi avere quindi un'area scouting che deve essere superiore a Pino Vaccaro, capito? Perché Giulio, torniamo però troppo alla dichiarazione. No, soltanto una cosa, sì? Chiudo sulla roba di Allegri. Secondo sì, me l'errore è grosso, secondo me, io lo difendo, ma perché difendo anche Mourinho e quindi mi metto in quelle vesti. Dalla padella alla braccia. Vabbè, ma io lo difendo, quindi se sono obiettivo devo difendere allo stesso modo anche Allegri. Se tu prendi Allegri, gli dai 3 anni, 4 anni di contratto, lo metti caposaldo del progetto, devi pensare che questo è l'anno di partenza, il rilancio, non devi pensare agli anni precedenti, fare il riferimento all'anno precedente, si è fatto meglio o peggio di Pirlo, chi se ne frega. Anno zero, si riparte, gli hai dato in mano il progetto 4 anni, devi essere serio, vai avanti, ti affidi a lui e compri i giocatori per lui. Quando lui dice, lui fa capire ieri per la prima volta che la rosa non è all'altezza situazione, la fa capire. È un po' a ragione, perché oggettivamente se poi ti vengono a mancare Bonucci e Chiellini, gioca Rugani, forse qualche problema c'è. Se gioca De Sciglio, che era un reietto fino all'altro giorno e diventa il titolare inamovibile, il migliore in campo lì a sinistra, forse un problema c'è. Se c'è Alessandro, forse c'è un problema. Se Dybala, che è il tuo giocatore di maggior talento, non c'è mai. E poi quando c'è, ovviamente, come l'abbiamo visto ieri, era in scarto ridottissimo, ovviamente c'è un problema, non c'è il giocatore che ti butti la palla in profondità. Lui ha ragione sulla struttura complessiva della rosa. Quindi secondo me lui deve essere tutelato e deve cercare, bisogna cercare di prendere i giocatori che sono adeguati al suo tipo di gioco. Giulio? Allora, intanto un discorso che si faceva, Fabrizio, faceva anche Pino, dei muoverti senza che siano già famosi, la Juventus ha avuto l'opportunità. Ricordiamoci che Verratti, la Juventus era stato messo su un piatto per 4 milioni di euro, credo, e poi non è stato fatto quell'investimento e il giocatore, credo uno dei pochi al mondo che in nazionale d'Italia non ha mai giocato il campionato italiano, sì, in Serie A. Sì, sì, perché ha fatto dalla B alla Ligue 1. Un colpo così è come quello che ho fatto per Barella. Barella aveva fatto un anno e mezzo di Serie A vera. Anche se comunque lì l'hai pagato. Sì, però aveva fatto un anno e mezzo. 50 di milioni. 40. 40. Hai fatto 40, una... vai, sì, 40. Ma hai fatto un anno e mezzo di Serie A vera. Non hai fatto 3-4 anni. È una scommessa, perché molti dicevano 40 per Barella, solo un'enormità. E ci hai creduto. Locatelli, che è un buon giocatore che a me piace, ma devi mettergli i giocatori attorno, perché comunque Locatelli lo conosciamo da tanti anni. Il Milan ha scartato. Esatto. Detto questo, io voglio solo rispondere a Leonardo Martinelli. Questo mi spiace che si debba parlare della nostra categoria, però è un dato di fatto. Allora, Leo, purtroppo quando vai in conferenza stampa ci sono due tipi di domande che puoi fare. Quelle comode. Quanto sei bello oggi? Che apparecchiano, che sì, vengono fatte da quelli che si mettono in prima fila, che si vogliono far vedere, che non ti danno sicuramente un titolo, che non servono a nulla, che ti fanno perdere tempo, che ti fanno anche chiudere presto la conferenza stampa. E se sbaglio, Fabrizio, correggimi pure, ne abbiamo fatte tante. Capito, ma il giornalista deve fare domande. E poi ci sono gli altri tipi di domande, quelle che si fanno spesso anche alla fine, che sono le domande scomode. Quelle che ti costano magari il posto in sala stampa. Quelle che ti costano il posto in sala stampa, quelle che ti costano un'intervista in esclusiva, quelle che ti fanno diventare in viso della società, quelle che insomma... Ma Giulio, io aspetta, ho espresso solidarietà al giornalista. No, ma io lo sto spiegando. Di fronte a queste domande,
che succede? Che tu non hai scelta, passi per un intellettualmente disonesto, e non è così, perché secondo l'interlocutore c'è solo una verità nella risposta. Ma e non per è quelli che ascoltano vuoi. Senza infatti, attenzione, l'unico errore che poi uno, aspetta, poi uno ascolta la replica di Allegri e si voglio vedere chi dà ragione, certo, ad Allegri. A me spiace che Allegri, vedere chi dà ragione. A me spiace che uno come Allegri, che io conosco bene, con cui spesso si facevano anche bei discorsi anche nei ristoranti milanesi post partita, ci raccontava tanti retroscena. Ma che post eliminazione agli ottavi, no, era un po' nervosetto Allegri. Ma infatti, ieri. Sì, infatti okay, Giulio, l'unica, l'unica cosa che ha sbagliato, Leonardo, aspetta, sento Fabrizio. Il collega e amico Marco Conterio è stato non ribattere. Perché, volevo arrivare lì, perché volevo dire. Ha detto la domanda era legittima, la risposta no, lì doveva controbattere e magari anche qualcuno lì attorno. Ma infatti Fabrizio, se posso intervenire, sì, vai, è quello che volevo dire anch'io, nel senso che lì, quando poi lui lo ha sostanzialmente zittito dicendogli capito, lui deve dire no mister, non ho capito, si spieghi meglio, secondo me sarebbe stato opportuno, perché guarda Federica, allora io sempre penso di essere il più convinto degli allegriani, sono sempre stato uno che voleva il ritorno, mi sa che forse qualcosa è andato storto, nel senso che probabilmente questi 2 anni di sabbatici sono stati un po' troppo, si è un po' arrugginito, spero che si torni in forma come era, perché per me è un grandissimo allenatore. Però quelle parole non sono accettabili, perché lì lui ha parlato di disonestà intellettuale soltanto per non parlare della partita e buttarla in cacciara, perché la disonestà intellettuale è stata la sua nel non dare risposte adeguate al fatto che Emery l'ha incartato e lui non ha saputo dire tatticamente che cosa non è andato bene e cosa avrebbe potuto fare e non è stato fatto. Io avrei voluto dal mister una spiegazione tattica e tecnica di perché siamo usciti con il Villarreal. Invece lui, non essendo in grado ieri sera, probabilmente anche per nervosismo, di darla, ha voluto buttare in cacciara parlando di disonestà intellettuale. Ma mi permetto di dirlo, ma con affetto verso Allegri, che stimo tantissimo, che ieri la disonestà intellettuale non era da parte del giornalista, era da parte da chi non ha dato risposta a un'eliminazione che non è spiegabile. Però secondo me un po' te l'ha spiegata, cioè quando lui ti dice la rosa la conosciamo, cioè la squadra la conosciamo. Sì, Pino parla sempre di episodi. Ti fa capire che è stata anche un po' di sfortuna, perché nel primo tempo avresti potuto segnare e poi non l'hai fatto, e quindi c'è stata anche questa cosa. Ma non è una spiegazione, Pino, non è una spiegazione. Ma non può parlare di disonestà. Ah beh, ma questo è un altro discorso, certo che non può farlo, quello è vado oltre. Invece cioè, l'ha fatto, ma invece l'ha fatto. Vabbè, ma io sono andato oltre, quello è pleonastica la cosa, cioè ci mettiamo allora, qui. Allora, perlomeno la società oggi doveva scusarsi. No, vabbè, ma infatti mi stavo appunto chiedendo perché non è intervenuto nessuno, cosa, perché io mi ricordo che gli altri anni ecco, Agnelli l'altra cosa che si può dire è che io Allegri, ovviamente per ieri sera ha sbagliato, però posso capire al limite che un allenatore a caldo perde la brocca, magari oggi si è anche scusato. Magari oggi la telefonata l'ha fatta. E non magari. Lo so. Però Agnelli, che io sento da un anno e mezzo a questa parte, parlare solo di Superlega, ogni volta che lo vedo parla di Superlega. Sì. Dove era ieri sera? Allora, occhi per lui, perché ci sono anche dirigenti di... Cioè dici a parlare, dici dopo a parlare. Di solito è sempre stato molto parla, bravo, infatti. Anche nell'eliminazione, è quello che va a dare la medaglia. Si mette la faccia in maniera pulita e dignitosa. Ieri non si è sentito. Intanto da casa ci scrivono. Da casa un nostro telespettatore, a proposito delle dichiarazioni rilasciate da Allegri, dice sentire il mister Allegri che trova sempre scuse per difendersi, ha stufato e non è più credibile. Vado da Mischi e poi vado da Smorta in studio. Giordano, commentando anche questa dichiarazione di Allegri, tutto il resto, tutto quello che abbiamo messo insieme e soprattutto anche il fatto che Agnelli non si sia fatto vedere, che cosa ci deve far pensare? Ma anche la dirigenza vuole resettare, vuole ripartire dagli errori di ieri sera, vuole cercare di migliorare, non si vuole esporre oltremodo, sa che c'è un errore che va condiviso tra l'allenatore, la società. La proprietà non si può neanche dire, perché la proprietà gli è stato chiesto un grande sforzo e un grande sforzo l'ha fatto a gennaio. Quello che serviva veramente la punta più forte che c'è in circolazione in Italia. Pronti, l'hanno comprato, anche in un momento di difficoltà l'hanno fatto lo sforzo. Secondo me quest'estate ne faranno un altro, però sai, a questo punto poi è l'allenatore che deve metterci le mani nella pasta, e quindi è lui che deve plasmare questa squadra. Secondo me non è tutto da buttar via, anzi, una squadra che si permette di avere davanti Chiesa e Vlahovic
e Cuadrado, secondo me, è una squadra che deve puntare quantomeno al titolo nazionale e poi cercare di fare un po' meglio, di fare magari passare un turno in più, un passetto alla volta, e cercando di potenziarla e migliorarla con varie azioni. Possono essere anche quelle suggerite da Pino Vaccaro, di cercare magari dei talenti che non sono ancora arrivati e affermati, così si pagano meno. Non è facile, Giordano, però. Aspetta, fammi sentire Smorta, sì, che poverino, no, lo faccio parlare da mezz'ora. Attenzione che questa bella Juventus primavera, che ha conquistato un traguardo storico nella Youth League, potrebbe essere una squadra da seguire. Cioè, parliamo... Ma cos'è? Stai... No. È vero, valorizziamo i giovani. No, ragazzi, no, sto dicendo un fatto serio. Cioè, no, dice che da lì puoi attingere. Tu hai giovani in casa, perché noi andiamo sempre a trovare i giovani degli altri. Cioè, la Juventus, credo che sia storico il fatto che sia. È la prima volta che arrivano alle 4. Allora, no, è la seconda. Hai dei giovani. Prima la Roma. No, la Juve. La seconda, hai dei giovani, mi auguro che questi ragazzi siano messi sotto osservazione, che qualcuno possa fare il salto in prima squadra. Sentiamo Smorta, però non un intervento qualcuno di quei ragazzi facciamo prendere il cronometro, vai. Qualcuno di quei ragazzi il campo l'ha già iniziato a vedere. Finito. Parlo di Miretti, no, sulle però dei ragazzi, okay. Ci interessa poco, allora, in questo momento Agnelli, secondo me ci sono i modi e i tempi per intervenire la società, e se avesse fatto un intervento ieri, dal mio punto di vista poteva essere mal interpretato, perché ieri era un'intervista tecnica e ci va il tecnico. Ma okay? Aveva già parlato lo so, la prossima Champions. Ci sono i tempi per poter fare determinate cose. Sanremo? Perché per forza nel post partita, ad esempio. Ma l'ha sempre fatto, però. Mi allaccio invece a quello che avete detto voi riguardo la risposta di Allegri. È sbagliatissima, perché a un professionista che ti fa domande in un luogo predisposto per quello, tu devi educatamente avere rispetto per il ruolo degli altri. Ci siamo? Vabbè. Però perdonatemi, in un 20 minuti ho sentito dichiarazioni a riguardo alla risposta di Allegri. Io non ho ancora capito qual è stata la domanda. Perché? Ritengo, se non mi sbaglio... Ma attento a quello che dici, perché ci sono due, tre, quattro giornalisti. Aspetta, ti ho appena detto che la domanda, se non ho capito male, la domanda era, parola più o parola meno, usando il termine, la stagione è un fallimento dopo la partita di oggi, perdonatemi, a quel punto lui, sbagliando, parla della parola fallimento, non dell'eliminazione. E voi invece avete parlato della partita. Girati. Il titolo l'ho fatto io, fallimento Juve. No, ma io parlo della domanda del giornalista. Credo che la domanda parlasse di fallimento stagionale. Quindi, sbagliando e non rispettando il giornalista, ha usato dei termini sbagliati. Però perdonatemi, nei vostri interventi io invece ho interpretato che voi parlate di una risposta subordinata alla domanda della partita, e non è così. Sì, però Paolo, attenzione, che se anche fosse come dici tu... L'ho detto che è sbagliato. Se anche fosse come dici tu, riferissimo alla stagione, invece la stagione non è fallimentare. Stiamo lottando per il quarto posto e ci fanno credere che sia un obiettivo per la Juve lottare per il quarto posto. Che è sbagliato, però mi pare corretto dire, in questo momento ci guardano tantissimi, che non si parlava della partita, ma della stagione. Paolo, ma sia la partita che la stagione sono fallimentari. Ma io nel titolo che hai messo dietro, fallimento Juve, ma se anche io, così, io intendo ha ragione tutto, Paolo, probabilmente. Perché se noi vediamo l'oggi è un anno fa, no, ma noi stiamo parlando della Allegri stia facendo meglio di Pirlo. Però Federica, perdonami, questo è un ragionamento nostro interno e lo possiamo affrontare. Qualche minuto fa si affrontava l'argomento etico-comportamentale di una risposta in un contesto di una conferenza stampa. E lui ha sbagliato la risposta, qualunque fosse. Ma l'ho appena detto che è sbagliata, però mi piacerebbe precisare che la domanda... Non ho capito niente. Devi capirlo invece, Pino. Allora, aspetta. Parola di re. Ma che re sei? Non ho capito niente. Avete parlato della risposta. Non è corretto e giusto. La domanda era sul fallimento stagionale, sì o no? Voi avete risposto a riguardo alla partita della risposta di Allegri. Invece la risposta di Allegri al giornalista. No. E così.
Sì, ma allora andatevi a vedere la risposta con test. Non ho capito cosa contesti. La qualità della risposta. Ma io non ho capito la discriminante qual è. Cioè. La discriminante è che lui si è sentito sbagliando, offeso in un contesto stagionale, perché rispondendo di fatti lui dice io ho ancora la Coppa Italia e l'obiettivo dei quattro lo raggiungo. Ma ti rendi conto che sei uscito agli ottavi col Villarreal, che adesso ok, stai riconquistando il quarto posto, ma con Allegri si diceva scudetto, si delle griglie, qui c'è Fabrizio, quasi tutti al di là della propaganda eccetera, sorridiamo, ma la Juve la mettevamo tra le prime due a giocarsi lo scudetto con l'Inter, adesso sei, ok, per merito di Allegri perché hai recuperato al quarto posto, ma devi comunque stare attento perché l'Atalanta la prende da recuperare eccetera eccetera, ma per demerito sei al quarto posto delle partite iniziali, cui hai perso punti, fammi finire di parlare, sei uscito agli ottavi di Champions col Villarreal, adesso mi viene a dire no, però se vinciamo la Coppa Italia abbiamo fatto una mega stagione con Vlahovic preso a gennaio. Ti do così ragione che il più deluso tra i nove qua sono io e avete ragione. Poi invece la risposta stai zitto, non no, perché tu stai parlando, mamma mia, ti stai zitto e dici no, perché tu se fai l'opinionista se come tu, ma infatti lui ha sbagliato il termine, ma siccome come al solito tu quando parli non ti rendi conto di quello che dici e non ne sei capace neanche ad ascoltare, io ti ho detto che nella sostanza ha sbagliato usare quel termine perché è offensivo nei confronti del giornalista, però qua dentro è corretto dire che la domanda non era relativa alla partita. Ma cosa cambia? No, cambia! Perché lui ti ha risposto! La stagione la salvo! Perdono! Il quarto posto! Infatti, perché ha sbagliato! Perdoni, la domanda è legittima, la risposta doveva essere più equilibrata. La risposta l'ha detto Giordano, è colpa mia, i giocatori sono scarsi, ma io avrei dovuto giocare meglio. E comunque mancano 9 partite. È un problema della risposta. Paolo, ma sarebbe stata avanti, cioè, una domanda almeno toccato questa, e si è infastidito, è questo. Paolo, ma Paolo, una domanda strana sarebbe stata se l'avessero posta a Pioli, no? Se perde domenica è un fallimento. Paolo, Paolo, se ti posso... il quarto posto e la Coppa Italia è contento. A lei l'ha detto, non no, io. No, io no, sono più deluso di tutti. Cosa vuoi adesso? Dimmi cosa vuoi. Allora, io voglio fare quello che ho fatto gli ultimi 12 anni, vincere fortemente contro l'Inter quando rientriamo. Perfetto. Guarda come te lo sta dicendo. Oh, t'accontenti di poco, però. Poi, nelle prossime 9 partite, riconquistare quell'orgoglio che i giocatori come i tifosi hanno di appartenere a una squadra storica e sputare sangue nelle prossime 9 partite per ripagarci della delusione di ieri. Questo è quello che voglio Giordano, io dalla Juve. Fatemi sentire Giordano perché devo salutare a breve sia Leonardo che Giordano. Giordano, vuoi aggiungere qua? Io sono provata da questo intervento. Vai Giordano. No, ti ho ascoltato in religioso silenzio. Cioè, ma no, cosa vuoi fare? Cosa vuoi dire? D'altro, cosa ti aspetti dalle ultime 9 partite? Mi aspetto di avere una reazione dalla squadra, di fare una grande partita con l'Inter, perché quello vorrei fare veramente, una grande partita con l'Inter, perché è doveroso che la squadra la debba fare, e poi chiaramente onorare tutte le altre partite e cercare di arrivare comodamente nelle prime 4, perché l'investimento che è stato fatto dalla proprietà prevedeva anche di arrivare magari in finale di Coppa Italia, che spero che ci arriveremo, e spero che potremmo farle anche, potremmo avere almeno una soddisfazione di una vittoria, se sarà possibile, e di passare un turno. Un turno comodamente lo potevamo passare, non l'abbiamo fatto, io sono comunque dell'idea che comunque la stagione resta fallimentare. Devo andare in pubblicità, aspetta, saluto e ringrazio. Veloci, sì. Ha scritto il sindaco di Villarreal, Leonardo, presenta una querela. Saluto e okay. Ringrazio. No, volevo, sì, scusa, vai, vai, volevo Leo, dire vai. Solo una cosa. Vai, ti saluto così. Ad Allegri, ecco, volevo fare un patto con Allegri, visto che per lui la stagione non è fallimentare. Facciamo così, caro Massimiliano. Tu batti l'Inter e la batti anche bene. Poi magari se ci vediamo in finale ci pensiamo noi.
Va bene, saluto e ringrazio. È un bel patto alla vecchia maniera. Il solito patto alla vecchia maniera. No, bello che lui si scuderà. Coppa Italia. Uno di qui e uno di là. Bravi. Ma lui per me si bravi alla vecchia maniera. Bravo, perché io non lo accetterei mai. Bravo, non bravi. Un attimo, vai Giordano. Tre, vai. Secondi. Ti confermo però che il 95% degli juventini 97 sul campo e guarda, non gli dispiacerebbe piuttosto che lo vince il Milan. Pensavo mi dicessi il 95%. No, in realtà aspetta Giordano, pensavo mi dicessi che il 95% delle colpe dell'eliminazione della Juve ce l'ha Ruiu, perché ieri non si è collegato all'intervallo, ma era lì pronto a intervenire. Io ve l'avevo detto. Collegarsi. Ruiu, no, attenzione, non si è collegato, ma quando ha sentito che imploravo il direttore di non farlo intervenire, si è fatto vedere, scriveva in continuazione. No, però c'era Mimmo, sì. Io ho visto la replica oggi, che per due minuti prima del gol del Villarreal, Mimmo, che era vestito da non so come, da porta sfortuna, sì, faceva Ruiu. Quindi il suo zampino c'è sempre. Vi devo salutare, grazie a entrambi. Pubblicità, torniamo tra poco. Ciao. Ciao. Rieccoci in diretta, qualche messaggio da casa. Leo da Venezia scrive: 85 milioni in difesa, d'élite, 40 milioni al centrocampo, Locatelli 9 milioni, Allegri 70 milioni in attacco per Vlahovic, è fallimento anche a livello di mercato. Poi ancora: Vlahovic mi sembra un bel centravanti, ma Allegri riuscirà a fare diventare scarso anche lui. Allegri si deve dimettere, c'è solo un allenatore in grado di valorizzare la rosa ed è Antonio Conte. E ancora Sara scrive: il discorso di Allegri sul non vincere per forza avrebbe anche senso se non si vantasse bellamente ogni partita del famoso corto muso. E ancora Gabriele dice: riprendere Allegri è stato un fallimento, sicuramente voluto da Agnelli, che negli ultimi anni non ne sta azzeccando una, si sapeva che il suo gioco era inesistente. Vabbè, ovviamente adesso stanno scendendo tutti dal carro, no, cioè, io capisco anche la rabbia di chi ci scrive da casa, però alcuni giudizi mi sembrano esagerati. Poi continuo a dire, comunque dal mio punto di vista, ieri la Juventus ha fatto non me ne vogliono, ma ha fatto una figuraccia e ad oggi... Per me resta una stagione fallimentare, anche in caso di vittoria di Coppa Italia. Vedi Federica, allora queste parole sono sbagliate, sono frutto di una rabbia che abbiamo potuto noi tifosi, anche ieri sono piovuti tanti fischi, io personalmente nonostante la delusione comunque ho applaudito la squadra che è venuta a salutare, perché mi sembra che i tifosi debbano fare questo. Io ero già però, in macchina. Però devo dire una cosa, Allegri ha sbagliato i toni, ma ha veramente... Cioè, se lui avesse utilizzato altri argomenti, delle scusanti ce le ha, perché comunque abbiamo avuto degli infortuni clamorosi, perché non dimentichiamoci che è tutto l'anno che giochiamo senza Bonucci, Chiellini, McKennie, Chiesa, prende Zaccaria e si fa male. Quindi, Dybala a metà servizio. Dybala ha giocato meno della metà delle partite. Quindi lui, ci sono delle scusanti, è anche vero che la squadra ha due difetti. Ha una poca qualità e poca personalità. Perché sai, quando uno è scarso però ha tanta personalità può anche sopperire con la grinta, con la determinazione. Quando invece sei scarso e non hai neanche quello diventa veramente un problema. Quindi Allegri ha tutte le scuse, e non le scuse, ha tutte le giustificazioni di questo mondo. Ieri purtroppo per nervosismo ha effettivamente magari esagerato. Però adesso non è che Allegri per me era, è e rimane un grandissimo allenatore che deve trovare, che si trova ad allenare una squadra non di primissimo livello, purtroppo non più di primissimo livello, e ci aspettiamo che lui, che è un grandissimo allenatore e che guadagna come giustamente deve guadagnare un grandissimo allenatore, trovi le contromosse. Questo è importante. Vi voglio far sentire ancora Massimiliano Allegri, andiamo a sentire la pillola numero uno, perché lui dice bisogna subito switchare e poi concede anche ai tifosi fischi allo stadio, lo sentiamo. Vi chiedo, adesso la Juventus rischia, e qui parlo da Vaccaro, di subire il contraccolpo in campionato? Ma allora, anche in queste cose Allegri è sempre stato bravo, cioè oggettivamente ha sempre dimostrato di saper ripartire. Adesso in questo momento mi sembra che campionato 56-49, sì, insomma, sulla quinta, il quarto posto è abbastanza in cassaforte. È una domanda che si fanno tanto gli interisti, anche alla luce di quello che si auspicava prima Martinelli. Sì, ci potrebbe essere la 50-51, Pino. Sì, ci potrebbe essere la 50-51, però mi sembra che
cioè oggettivamente 5 punti non sono pochi. Sono tanti, sono tantissimi, 5 punti sono non moltissimi. Sono pochi, 5 punti non sono pochi. Secondo me vedrai che la Juve saprà ripartire. La partita più difficile è paradossale, ma la partita più difficile è la prossima, quella con la Salernitana. Perché lì vedrai subito se c'è qualche scompenso dal punto di vista mentale. Se c'è mentale. Lo switch. Esatto. Anche perché secondo me non ti basta l'1-0 all'Allegri per uscire dal campo dicendo va bene. Cioè tu adesso rischi i fischi. Sì. E devi dare contro la Salernitana, e la Salernitana, certo, non è nel proprio. Senso, non me ne volere Fabrizio, però magari l'1-0 con la Salernitana ti porta i fischi, per switchare devi vincere 3-0 con l'Inter. Non me ne volere, il discorso fatto in logica bianconera. Pre o post Champions League, comunque sia, non mi immaginavo le coccole andando a giocare a Torino. Cioè, si va a Torino e sapendo che dall'altra. Una volta era l'Inter che era la partita della vita, adesso è il contrario. Beh, normale, sei tu che sei sotto. Smorta, sì? No, è normale anche perché sei sotto, anche perché vieni da questa eliminazione che ci vorrà, c'è la ferita aperta un po' di tempo per farla. Sì, poi può influire sul campionato, sul cammino in campionato, cioè al di là del quarto posto, proprio sulla testa della Juventus. Anche sotto questo aspetto, non è che io vado controcorrente, ho le mie idee. Il risultato di ieri non è un caso episodico, perché come è stato detto, anche con le piccole abbiamo vinto sempre subendo, mai imponendo il nostro gioco. Quindi, se è vero che sono 15 partite che non perdiamo, ma di fatto qualche autogol, qualche partita un po' risicata, qualche gol all'ultimo, non hanno mai dimostrato il vero valore per renderci sereni di questa tra virgolette rimonta. Però il quarto posto non credo che sia rischio, perché poi l'Atalanta gioca il giovedì di Coppa adesso, allora, e oggi ha sprecato tante energie, allora, cioè domenica vedrai che l'Atalanta farà secondo una partita me complicata. L'Atalanta in campionato ha un po' mollato sotto e l'aspetto anche psicologico, però i due terzi di campionato fino a oggi ci hanno detto oggettivamente con i risultati che non c'è niente di scontato. L'Inter, il Milan, il Napoli e la Juventus hanno perso in casa contro squadre, mi viene in mente il Napoli, ma anche il Milan, anche l'Inter, quindi le motivazioni anche per la zona retrocessione nelle ultime 9 partite possono dare molte sorprese. Sì, lo sappiamo. Ed è per quello che io non andrei. Gioca in casa del Cagliari retrocessione? Sabato. Temi la retrocessione? No, temo che quelli che hanno motivazioni molto importanti per non retrocedere si mettono a correre come dovrebbero fare tutti e invece tutti non fanno. Sì, ma io ti ho chiesto quanto può subire al di là, lo so anch'io, il Milan va a giocare in casa del Cagliari. Allora, il Cagliari, se guardiamo la classifica, 25 punti col Venezia che ha una partita in meno, quindi non è assolutamente salvo e non è assolutamente tranquillo. Quindi lo sappiamo che anche le ultime in classifica hanno delle motivazioni maggiori in questo periodo. Io ti chiedo quanto la Juventus però può subire il contraccolpo alla luce di questa brutta eliminazione, perché è brutta. Giocare con la Salernitana e poi la sosta molto probabilmente diluiranno quella pressione che ci sarebbe se dovessimo incontrare subito, che so, due big match. E forse mi illudo, ma spero di no. La Juventus comunque deve avere quel carattere di saper superare questi momenti critici. E ribadisco quello che ho detto prima, mancano 9 partite, la Coppa Italia è ancora in ballo e hanno individualmente, a livello di squadra e perché no anche a livello societario, questi 2-3 mesi per dimostrare che meritano quella maglia, perché quella maglia, se è vero che è pesante, bisogna saperla meritare. Fatemi sentire Munafò però sulla stessa, sul stesso argomento. Il rischio c'è, Federica, il rischio di un contraccolpo psicologico ci può essere. Noi siamo abituati a conoscere una Juve che non ha questi contraccolpi, ma questa Juve non è quella che noi conosciamo, quindi il rischio c'è. Devo dirti che, sempre parlando dell'esperienza di ieri allo stadio, quando lo speaker, dopo un'eliminazione di questo tipo, ha detto adesso vi aspettiamo tutti per la prossima partita allo stadio con la Salernitana, è stato un momento difficile per noi tifosi. C'è perché stato dell'imbarazzo, immagino. Sì, perché noi comunque non c'è poco da fare, è difficile calarsi dalla realtà che il tifoso juventino continua ad inseguire disperatamente da anni, ormai da 22 anni, adesso rituffarsi nel campionato con la Salernitana. Stadio mezzo vuoto.
È molto probabile. No, ma veramente probabile, le uniche motivazioni, sì, mi sembra in questo momento, mi sembrano veramente la Coppa Italia e la partita, sì, con però, l'Inter. Però, non guarda, vedo altre motivazioni, però Federica, per la motivazione è veramente il quarto posto. Quando sento parlare di obiettivo quarto posto non scalda i cuori di nessuno, ma è una scusa. Perché non può essere l'obiettivo della Juve. È solo che a un certo punto sembrava rischio. Devi fartene una ragione, però non è facile farlo. Secondo me il rischio di stadio vuoto c'è. Fabrizio ha ragione. E se l'unica cosa che può. Adesso non so che politica di prezzi, sì, ci sarà, forse per riempirlo, ma non è facile. No, sono già fuori i biglietti, non puoi cambiare prezzi. Dopo una sconfitta del genere, veramente, ieri è stato fantastico perché stavamo uscendo, come sempre, lo speaker annuncia la partita successiva. Ed è stato veramente un colpo al cuore sentirsi dire adesso si torna a Torino a vedere la Salernitana. La prossima, devo andare, anzi, già domenica sì, pomeriggio, devo andare in pubblicità, torniamo tra poco. Ancora qualche messaggio da casa, poi vi faccio sentire un'altra battuta di Allegri, poi dobbiamo andare avanti perché bisogna parlare di Inter, di mercato, di Milan, di argomenti ne abbiamo stasera. Da casa! Guido da Bergamo ci scrive: col contratto che si ritrova in mano, Allegri è la seconda figura più potente subito dopo il presidente Agnelli, per questo può permettersi tutto questo. E ancora, Allegri dice che la rosa non è all'altezza, allora la rosa del Villarreal, Dino. E ancora, Conte è in grado di migliorare i giocatori, invece ad Allegri devi dare ai giocatori fatti finiti e quindi spendere sempre tantissimi soldi. Beh, tantissimi soldi si spendono anche con Conte, bisogna dirlo, perché gli chiede i giocatori. Poi è vero che ne valorizza altri, però è uno che i giocatori gli chiede, Fabrizio Biasin lo sa bene. Diciamo che non è che si accontenta, lo sta facendo capire anche in questi giorni. Ancora un messaggino. Luca scrive: dopo il pippone, come se fosse colpa degli altri, in un attimo di lucidità Allegri lo ha detto chiaramente, col Villarreal si poteva passare, alla fine fuori dei denti, ma lo ha anche ammesso lui stesso. Ha scaricato le colpe sulla squadra. Intanto vi faccio sentire la pillola, numero 3 di Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri che va a definire quelli che sono gli obiettivi, o meglio dice bisogna essere realisti su dove possiamo arrivare, sentiamolo. Un conto è avere l'ambizione di arrivare in finale, un conto è essere realisti di dove possiamo arrivare. Stasera era un ottavo equilibrato, io l'ho sempre detto, perché comunque il Villarreal ha vinto in Europa League, l'allenatore comunque ha vinto in Europa e stasera ha portato dalla sua parte, ha cercato di portare la partita in fondo, cercando di portare l'episodio a suo favore. Così è stato, purtroppo noi poi non abbiamo avuto la forza di reagire nel modo giusto. Eravamo anche un po' stanchi, prendere quel gol lì, anche inaspettato, rigore, quindi, però io ripeto, alla squadra non ho da rimproverare assolutamente niente. Bisogna smaltire velocemente perché domenica abbiamo una partita in campionato che dobbiamo assolutamente vincere, perché altrimenti dopo andiamo a rovinare quello che è stato il lavoro dei 3 mesi. Beh, diciamo che possiamo chiudere così il capitolo dedicato alla Juventus, perché ha un po' riassunto anche quello che stavamo dicendo noi. E come diceva il telespettatore, alla fine l'ha messo. Lui ha detto era equilibrato, ma secondo me voleva dire forse potevamo passare. L'abbiamo, non dico sottovalutati, ma sperava di fare qualcosina in più. Fabrizio, vengo da te perché dobbiamo parlare di Inter. L'Inter sì che è una partita non semplice, magari rispetto a quella che può essere la Salernitana, l'Udinese che va in casa del Napoli o il Cagliari che incontrerà il Milan, perché la Fiorentina, se vediamo la classifica, è una squadra che è vero lotta, vediamo la classifica della Serie A, eccola qui, è appiccicata alla Roma, all'Atalanta, ma anche alla Lazio, quindi può ancora dire la sua in chiave Conference League per la prossima stagione, Europa League, e i punti li vuole fare. È una squadra, una signora squadra secondo me, e tu forse non avrai Brozovic. Sì, più che altro Salernitana a parte e bella partita di Liverpool a parte, l'Inter nell'ultimo mese e mezzo ha avuto problemi con tutte, cioè da quelle in cima alla classifica a quelle in fondo, quindi sicuramente si entra in campo ben sapendo che non sarà una passeggiata, soprattutto se come pare Brozovic sarà ancora assente, non ci sono certezze in questo senso, almeno io non le ho. Quindi spero che ce la possa fare. La mia sensazione, conoscendo i problemi al polpaccio, se anche non hai una lesione ma hai un problema al polpaccio, il rischio che possa essere ancora non disponibile c'è. E sappiamo perfettamente che l'Inter senza Brozovic è un'altra squadra. Credo che però dopo le prime 2 esperienze, 3 con quella di Coppa Italia, senza Brozovic, adesso Inzaghi sa
perfettamente che non si può pensare di semplicemente mettere un altro giocatore al suo posto per ovviare al problema. Io mi auguro, quello che penso io, cambio modulo, che possa magari ragionare su un'alternativa tattica. Mm. Però, ripeto, è inutile fasciarsi la testa adesso perché ancora non sappiamo se ci sarà o non ci sarà. Io sono abbastanza pessimista in questo senso. Sono ottimista sul fatto che però vedremo una squadra diversa. Nel senso, finalmente carica, perché la partita contro il Torino non mi è piaciuta per niente. Però so anche che questo è un gruppo che è in grado di reagire. Mi piacerebbe vedere l'atteggiamento di Liverpool e secondo me lo vediamo sabato. Giulio, vengo da te, tu che segui comunque da vicino anche molto bene l'Inter. Su Brozovic anche a me risulta che insomma c'è qualche problema, che si preferirebbe non rischiarlo, anche perché poi il polpaccio rischi di giocare. Vedevo la Croazia, comunque pensando anche alla nazionale, ha due amichevoli, sì, una al 26, l'altra magari 29. Evitiamo di mandarlo in Croazia. Può anche magari saltarle le amichevoli. Sì, è la partita. Però è anche vero che comunque devi pensare a una soluzione, perché la Fiorentina, quella con la Fiorentina è una partita tosta. La Fiorentina è una squadra imprevedibile, pericolosa in attacco, ha comunque dei giocatori di qualità, quindi non è assolutamente una cosa facile. Credo che Inzaghi abbia avuto tutta una settimana di tempo per capire come poter sostituire Brozovic, cambiando anche il sistema di gioco o magari recuperando certi tipi di giocatori, sapendo che comunque uno come Brozovic non ce l'hai. Non è un modo di dire, ma è proprio cioè quel tipo di giocatore o quelle caratteristiche non ce l'hai e né ti puoi... Puoi pensare di inventarlo? Comunque, se proprio se proprio scegli di mantenere lo stesso modulo, le alternative sono due, visto che Vessino, abbiamo visto, non è propriamente all'altezza. Vidal? No, che non giocherà perché. Vidal credo che in questo momento sia fino in punizione. O Çalhanoğlu, che l'ha fatto qualche volta in passato, o Gagliardini, che con Conte qualche volta ha provato a fare quel tipo di ruolo lì. Ovviamente. Non stiamo parlando di Gagliardini che fa lo stesso lavoro, che va a prendere palla al limite dell'area, smista pallone perché non è in grado di fare quel lavoro lì alla Brozovic. Però può essere anche una possibilità. Io... Ma una videochiamata con Conte non la potete fare, al diretto, con tutto il bene e rispetto per Inzaghi, però in per questo momento... Cosa? Per dire, ragazzi, metteteci la grinta che ci avete messo l'anno scorso, isolandovi dai problemi, eccetera, eccetera. Non penso che sia una questione di dire cose... Perché cioè, Conte anche lui ha i suoi problemi in questo momento, non è semplice neanche per lui. Penso semplicemente che bisogna superare il momento, ovviamente, mancano 9 partite in campionato. Io continuo a pensare che le critiche siano in questo momento eccessive. È pareggiato a Torino giocando una brutta partita, non è piaciuta neanche a me, ma non è che è proprio... devi pensare di vincerle tutte. Questa non è una squadra che può vincerle tutte. La squadra dell'anno scorso era più forte perché c'era Lukaku che ogni pallone che toccava faceva un gol, Hakimi che è l'esterno destro più forte al mondo e Eriksen che magari ce ne siamo accorti tardi qua in Italia, ma è un centrocampista con i fiocchi. In Premier alla seconda partita titolare è stato il migliore in campo, per cui quella di quest'anno è una squadra meno forte, ma non bisogna vergognarsi, è così. E quindi Allegri, Inzaghi sta facendo un buon lavoro. Pino? No, secondo me la cosa importante per quella partita sarà veramente trovare il piano B di Brozovic, perché Brozovic ha dimostrato di essere davvero il fulcro clamoroso di questa squadra. Io non pensavo che potesse subire così tanto l'assenza di Brozovic e invece guardando le partite che lui ha giocato, due forse in campionato, no? Sì, le uniche due e una in Coppa Italia. Sono state forse le peggiori in assoluto, le ha giocate male e dimostrando grandissime difficoltà. E il piano B non so quale possa essere, perché sostituirlo non puoi, perché all'interno non ce l'hai un giocatore con quelle caratteristiche. Devi trovare delle alternative, onestamente quando ne manca uno o due all'Inter ti rendi conto che la coperta è corta, cioè onestamente gli 11 sono molto performanti, appena si arriva al 13esimo, 14esimo... Mancherà anche De Vrij tra l'altro ancora. È una assenza importante anche quella. Proprio io che non c'ho neanche mezzo patentino. Tu non fai l'allenatore, minimamente, sì. Però visto che ho 4 giocatori importanti sulle fasce, no? Io Perisic, Gosens. Io giocherei con un bel 4-4 però ripeto, nessuno deve ascoltare. Un bel 4-4-2. Gosens, Perisic a sinistra, D'Ambrosio, Dumfries a destra e sono bello sereno. Vedi, ci siamo capiti al volo. Un po' più solida, diciamo.
Secondo me lì dai veramente tanta forza agli esterni, a centrocampo un bel Calhanoglu, Barella, davanti Lautaro, Zecco. No, cioè, senso... diciamo fai un simil Milan, Theo Hernandez, roba... Leao, Gosens, no, io proprio voglio un 4-4-2 anni, però quello... anni 80. Però quello è il modulo un po' della paura, Cioè quando sei un vabbè, po'... vabbè, ma adesso senza Brozovic non dico, che sono, non dico che ho paura. Ma però, va bene, però metto due fasce zero, che, no, che non ce l'ha nessuno, metto due fasce che non ce l'ha nessuno. No, allora, è vero anche che giochi con la Fiorentina che sugli esterni è molto buona. E anche quando si propongono i due terzini, prova a pensare, Perisic, Gosens, sì. No, e no. Di là Dumfries, no, io parlo soltanto del messaggio. O Dumfries d'Ambrosio. È solo del messaggio che puoi lanciare, capito? Cioè che dici, ho paura, tu dici, vai a sì, giocare vuol dire così. Non abbia paura di nessuno. Ecco, allora vi devo andare in pubblicità, stavamo parlando del... Tu dovresti avere paura, sì, adesso. Ma io sempre. Stavamo parlando del piano B a Brozovic, che non c'è in questa stagione, magari ci potrà essere nella prossima stagione, infatti dopo la pubblicità andremo a parlare di mercato con Pasquale Guarro, tra poco. Di nuovo in diretta, qualche messaggio con Benedetta. Un nostro amico da casa ci scrive: l'Inter deve credere nelle proprie potenzialità e metterle in campo. E poi ancora Luca ci scrive: il piano B sarebbe che il mister Inzaghi deve fare degli accorgimenti e non essere troppo testardo. E allora, a proposito di piano B, vado da Pasquale Guarro. Ciao Pasquale, non sei il mio piano B, sappilo. Ciao Pasquale, sei il piano C. Vabbè, no. Federica, non ti preoccupare tanto, per te posso essere anche il piano C. No, sei il piano A sul mercato dell'Inter. Pensa che ha detto prima, proviamo a richiamare Mischi piuttosto che Guarro. No, non è vero. Pasquale sa che, che lo stimo tantissimo e che gli voglio bene soprattutto. Allora, Pasquale, no, di piano B volevo parlare, però noi stavamo parlando di Brozovic. Quest'anno un piano B non ce l'hai, se non provare magari a... Certo. Cambiare il modulo, far qualcosa di diverso, però vorrebbe dire comunque sperimentare in un momento difficile della stagione. Parliamo di piano B per l'anno prossimo, sì. Perché alla luce delle difficoltà che l'Inter sta incontrando senza Brozovic, sì. Magari l'anno prossimo ti capiterà di non averlo per una o due partite, il piano certo. B non ce l'hai, lo devi cercare, quindi ti chiedo di farmi qualche nome. Allora, guarda Federica, incredibilmente stasera c'è qualcosa di nuovo. Ah. Nel senso che noi ogni tanto abbiamo, sai, anche il buon Biasile che è lì, qualche telefonata di aggiornamento per cercare di capire ma cosa succede, un profilo nuovo. Non c'è un euro, ti dico. E non c'è un euro, non c'è un euro, questo lo sappiamo, ma con le idee si può lavorare, no? Certo, no? Certo. Allora, se ci rimangono quelle siamo fortunati. Dammi un mercato creativo, Guarro. Fede, guarda, allora, l'Inter... cercherà di fare un vice Brozovic, c'è una delle priorità e questo è assodato. Non sarà un giocatore esperto, nel senso che cercheranno di prendere un giovane da far crescere in un paio d'anni, ma attenzione perché c'è anche qualche buona possibilità che si libera a zero. Uno dei nomi che l'Inter sta guardando è quello di Grilic, che è un giocatore dell'Offenheim, che sì, può sì. fare sia il mediano davanti alla difesa sia il difensore, ed è un giocatore molto interessante che l'Inter guarda da un po' di tempo, un giocatore che si libera a zero questo giugno, e quindi bisogna stare attenti a questo nome, ma comunque in questo momento l'Inter ha una rosa ampia sul nome di vice Brozovic, ne sta guardando almeno 4-5 e in Europa, e poi a giugno si capirà quale sarà la mossa da fare, però tra i nomi c'è anche quello di Grilic che abbiamo appena fatto, e poi si vedrà, però di sicuro è una priorità, che è una lacuna di rosa che vogliono colmare, ecco. Ho visto che si stava parlando anche di un nome ben noto in casa Inter, sempre tutto legato alla situazione del Chelsea, sto parlando di Mateo Kovacic. Io penso, lo so, che ha messo in difficoltà. Non prende a prendere a piedi. No, nel senso che cioè, Kovacic è il nome che non è mai uscito dalla testa di Piero Ausilio. Il figlio di Ausilio da sempre. Eh sì, so bene.
Ma ormai io... credo che sia fuori dai radar da questo punto. Ma anche per poi, ragazzi, io veramente ci vuole la sfera di cristallo per capire cosa succederà al Chelsea. Io non mi so esprimere a tal riguardo, vi dico la verità. Ma anche dovesse essere svincolato, cioè mettiamo l'ipotesi che cioè, giocatori svincolati. Comunque sia, vai su un giocatore, adesso io non so quanto guadagni Kovacic, ma secondo me siamo già fuori parametri. Meno di 6 milioni secondo me non li prende, non so esattamente quanto. E comunque vai però a prendere un giocatore che adesso lì ha anche la sua età, quindi tendenzialmente secondo me... No, ma poi ragazzi io penso che nel ruolo di mezzala alla fine Frattesi lo prenderanno. E quindi Çalhanoğlu e Barella quando giocano, quando stanno bene, sono due giocatori di altissimo livello. Hai bisogno di un altro che si butti dentro con certe caratteristiche e può essere Frattesi, hai bisogno di un vice Brozovic e stanno cercando di capire. Attenzione, l'altra cosa che vi volevo dire, sì? Al nome della punta, perché noi abbiamo sempre detto Scamacca è un giocatore che piace, però stanno, o comunque hanno capito fin troppo bene che quello che manca all'Inter là davanti è la velocità. E che quindi io sì, sarei molto di fatto Scamacca è uno, non dico fermo, però è il classico attaccante d'area di rigore. È un giocatore di stazza, un giocatore d'area, ed è un giocatore che ti fa un determinato tipo, per me molto forte, ma che ti fa un determinato tipo di gioco. Credo loro adesso stiano iniziando a guardare qualcosa anche di diverso, perché con Sanchez che andrà via e visto che in questa rosa non c'è tantissima qualità nel dribbling, nel saltare l'uomo nello stretto e nella velocità, loro cercheranno di capire se c'è la possibilità di fare anche un profilo diverso da Scamacca. Ma Haller, di cui si sta parlando? Come Haller no, perché... Lui ha dei numeri super super interessanti, soprattutto anche poi guardando i gol fatti in Champions, ma anche io poi dico la verità, in quel campionato. Intanto è fuori budget, perché ho provato a chiedere onestamente, perché ovviamente poi bisogna sempre... Però da quello che risulta all'Inter è un giocatore che già adesso siamo attorno ai 50 milioni. Ma infatti non ha senso. E poi, magari. E poi sì, non è il giocatore che l'Inter sta seguendo in questo momento. Invece il nome che mi avevi fatto qualche settimana fa, Jonathan David dell'Lille, resta comunque un nome che l'Inter segue? Secondo me siamo sempre là. Questi sono giocatori che in questo momento l'Inter non si può permettere. Poi se mi dici, ma se parte Tizio, vabbè, allora tutto diventa più fattibile. Sì. In questo momento l'Inter deve pensare di prendere una punta senza la partenza di Tizio. Come può fare? Bisogna inventarsi qualcosa. L'unica cosa da capire, perché tanto prima o poi qualcuno partirà, cioè quest'anno... comunque una qualche eccezione ci deve essere, però la notizia confortante fino a un certo punto, possiamo dire confortante, è che alla domanda ma Skriniar può essere uno dei nomi, la risposta è Skriniar è l'ultimo che vogliamo vedere. Invece ti chiedo, se parte Tizio arriva Caio, per quel che riguarda De Vrij, Bremer, tra l'altro su De Vrij vai a fare plusvalenza e quindi poi quei soldi li investi nell'altro giocatore. No, vabbè, De Vrij è plusvalenza piena, qualsiasi sia la cifra dell'eventuale partenza, è plusvalenza piena. E Bremer, se resta in Italia, è solo Inter. Il problema è, non è che può arrivare il parità, perché questo è un giocatore che sta dimostrando di valere una grandissima squadra anche in Europa, per me. Cioè sì, uno sì, che... sono d'accordissimo con te. E quindi io ho sempre il terrore che possa arrivare il direttore sportivo di una grandissima squadra e dire ma perché non mettere sul tavolo un po' di milioni in più rispetto a quelli che può mettere. È come quando fai l'asta a fantacaccio e tu hai gli ultimi spicci, cioè tu sai di avere 30 contati, ti manca l'ultima punta, arriva il nome che ti piace, ci 30 e poi c'è quello che deve prendere l'ultima punta come te, che tanto ne ha 60, dice ok 60. Infatti è successo a me, avevo offerto 100 milioni per Scamacca e qualcuno ha offerto 101, ecco, vedi, e quindi ho preso Pinamonti. 100 milioni per Scamacca hai speso? Con Bremer, crediti che mi avanzavano.
Mamma mia. No, nell'asta di riparazione i crediti che mi avanzavano alla fine ho preso fino a monti. Come fate ad avanzare 100 crediti? Perché poi avevamo anche quelli poi in aggiunta del mercato di riparazione, ma ai telespettatori non interessa. Però capivo, guarro, perché è successo anche a me, l'ho provato sulla mia pelle. Era solo quello che volevo dire. Ok, Pasquale, no, ti chiedo un'ultima cosa, sì, prima di salutarti, perché poi devo andare in pubblicità, vado in pubblicità, lo prometto alla regia, così poi apriamo anche questo discorso. Handanovic, che cosa fa? Farebbe piacere che uscisse quando arriva qualche cross. Ok, questo lo sappiamo. Al di là di questo, io credo che alla fine rimarrà ancora un anno. Da capire questo, poi quale sarà la gestione. La gestione è che è chiaro che se prendi Onana, piano piano il titolare deve essere lui, no? Questo mi pare poco ma sicuro. Il problema è che, il problema, tra virgolette, è che tu quando prendi un giocatore dall'estero, devi imparare la lingua, devi trovare la casa, si deve ambientare, forse è meglio che a questo giocatore, in questo caso un portiere, anche un ruolo più delicato, tu offri la possibilità di ambientarsi come si deve e quindi anche di andare... Però Pasquale, tempi, no? Guarda cosa è successo col Milan, pronti via, Maignan l'hanno buttato nella mischia senza dargli il tempo di ambientarsi. Il Milan ha avuto questa esigenza, però diciamo che se il Milan avesse potuto tenersi Donnarumma, se lo sarebbe tenuto, no? Sì. Come titolare in quel caso. Il Milan ha fatto una scommessa e l'ha vinta e hanno avuto clamorosamente ragione. Hanno preso, secondo me, uno dei portieri più forti in circolazione. E sono stati veramente bravi. Non è detto che vada sempre così e soprattutto... il calcio è pieno di esempi che vanno anche in un'altra direzione. Nella testa dei dirigenti c'è la possibilità che Handanovic possa effettivamente servire anche nei primi mesi di ambientamento di Onana. Poi stai a capire se, io lo so, Handanovic poi te lo mette sempre quel dubbio. Lui non è uno che ama fare il secondo, finora non ha concesso neanche le briciole ai secondi, quindi è normale che l'interrogativo tu te lo poni. Però al momento nella loro testa l'idea di tenerselo, di fargli un rinnovo di un altro anno c'è. Poi vediamo, andando ci deve accettare, sì, tante condizioni. Pasquale, ti ringrazio, devo volare in pubblicità, altrimenti vai, mi strozzano. Ciao, grazie, ciao, a Pasquale Guarro, pubblicità. Ciao, ragazzi, ciao Fabrizio, ciao ciao. Rieccoci in diretta. Allora, vi faccio vedere ancora una volta, adesso la recuperiamo in grafica, la volata Scudetto, poi dobbiamo passare anche al Milan e parlare di mercato a tinte rosso-nere. Questa è la volata Scudetto, il Milan ha 63 punti. In questo momento sono tutte padrone del proprio destino, perché comunque io darei, Fabrizio, anche immaginando di dare i 3 punti del recupero all'Inter, comunque sì, che... saremo a abbiamo una classifica con Milan 63, Inter 61, Napoli 60, quindi davvero una classifica cortissima. Diego, non me ne volere, ma la Juve, no, ma ti ho già detto, dovrebbero suicidarsi le altre 3. Non è verosimile. La vedo davvero impossibile, non è, ma difficile, sì. Non mi sento in corsa, Federica, te l'ho già detto. No, il prossimo turno, diciamo, l'Inter ha la partita più difficile, Fabrizio. Sì, quella con la Juventus, dici? No, questa giornata, la trentesima. Sicuramente già adesso. Anche contro... rispetto a Cagliari, Udinese, Salernitana, sì, penso sì, che anche perché la Fiorentina difficile. È una delle squadre che ci ha messo più in difficoltà nell'andata, mi ricordo benissimo, primo tempo ho giocato solo la Fiorentina, poi nel secondo tempo l'Inter riesce a mettere a posto le cose con degli accorgimenti. Però con la Fiorentina non è semplice, in questo momento con l'Inter che ha i suoi problemi meno che meno, per cui è sicuramente una partita molto delicata, anche perché insomma il trend non è buono, il Milan ha preso a marciare, il Napoli insomma è il momento di, se vuoi lo scudetto non dico di fare filotto 9 su 9, ma poco ci manca a partire da sabato. Invece guardando poi la giornata dopo la sosta, Giulio, è il turno in cui il Milan deve pensare eventualmente di staccare, perché sulle altre, perché comunque il Napoli e l'Atalanta e poi c'è l'Inter-Juventus. Sì, anzi Juventus-Inter, che è ben diverso. Il calendario dice questo, però il calendario ci dice pure che finora le partite che sembravano più scontate, soprattutto per il Milan, sono state forse le più complicate.
quindi io credo che dopo la sosta sapremo moltissimo per Inter-Juventus, soprattutto dal punto di vista della tenuta nervosa delle due squadre, sarà un turno importante. Quello che mi sento di dire è che, sai qual è la differenza che vedo rispetto anche agli ultimi anni? Che ci si avvicina alla fine del campionato con tanta incertezza e visto il clima che si è creato intorno anche agli arbitri, credo che sia un compito molto delicato quello degli arbitri, più ancora dei giocatori, perché gli arbitri negli ultimi anni sappiamo bene che la corsa a scudetto si chiudeva molto in anticipo, c'era anche meno pressione, sì, sugli arbitri. Quest'anno ci sono stati veramente tanti errori che rischiano di compromettere poi il campionato. Esatto, abbiamo visto quello che è successo e con le polemiche che ne derivano, con la pressione in cui gli arbitri scendono in campo il turno successivo, e sarà così purtroppo credo fino all'ultima domenica, che la mia sensazione è che non si deciderà prima lo scudetto, cioè si arriverà punto a punto nelle ultime due giornate. Il Milan nelle ultime cinque, ora non so a memoria il campionato delle altre, però a Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo, quindi sicuramente le ultime cinque del Milan non sono particolarmente semplici, soprattutto sì, l'Atalanta, la penultima. L'Atalanta, anche se poi non ha più nulla da chiedere alla classifica. L'Atalanta e la Lazio potrebbero essere lì in lotta per l'Europa League, perché io credo che a questo punto saranno in tre per due posti. Sì, da capire anche quanto l'Atalanta andrà avanti in Europa League, perché poi se può arrivare alla Champions diversamente, secondo me punteranno alla Champions, sì, diversamente. Non credi, Smotta? No, io glielo auguro e naturalmente, però col Barcellona di mezzo mi diventa non certo la favorita. Ma io ho guardato con un occhio, no, però con un occhio guardavo l'Atalanta e con un occhio guardavo il Galatasaray, siccome mi avevano detto no, ma col Galatasaray sarà una passeggiata per il Barcellona. Invece, sinceramente la partita è stata molto molto nervosa e abbastanza combattuta, cioè ve lo dicevo anche prima, ad un certo punto Orsato ha detto muovetevi perché qua si gioca, non si perde tempo, si è arrabbiato con Piquet, ha dato 6 minuti di recupero, ha fatto recuperare tutto fino alla fine. Non ho visto un Barcellona vincere in scioltezza col Galatasaray. Oggi dire che l'Atalanta è favorita e quindi ha un accesso diretto alla Champions mi sembra un po' prematuro almeno. No, quello non sto dicendo che è favorita, ho detto magari arrivati diciamo alla penultima di campionato, magari sarà ancora in Europa League e punta ad altro, questo ho detto, poi io non ho la sfera di cristallo. Guardando la volata a scudetto, Munafò, chi vedi come squadra favorita? Io penso che il Milan abbia un certo vantaggio, onestamente, Federica, anche in relazione al calendario. Mi sembra che sia il calendario più favorevole, paradossalmente potrebbe essere molto importante questa domenica col Cagliari, che effettivamente è una società e una squadra che in questo momento ha delle grandi difficoltà, perché un'altra sconfitta la farebbe riprecipitare in zona retrocessione. No, scusa, ti interrompo Diego, per chiedo alla regia di inquadrare Pino Vaccaro che veramente ha perso duetti. Sì, e si vedono tutti, Pino. No, ma cioè, cosa stavi guardando? Una finale di Champions, mi chiedo, perché cioè ti vedo sudato, guarda che sembra Federica, ma sai perché fa così? Perché lui prende in giro me, ma lui ha già comprato invece i biglietti del traghetto per Tirana, road to Tirana. Ma secondo te, vabbè, anche un'altra italiana va avanti in una competizione europea, perché la Roma va avanti in Conference League, ma ha fatica perché il gol, fatica, il pareggio della Roma, perché già immaginavamo dei supplementari, fino a Vaccaro si vedeva qui fino a mezzanotte. Cioè noi ne abbiamo uno forte. È arrivato al 93esimo il gol del tuo giocatore forte. L'unico. Cosa che magari doveva fare Vlahovic ieri sera che non ha fatto. Questo è un bombardiere, giocatore clamoroso. Una palla ha avuto. Bella assist anche di Vigna. Di Carlo. Che è entrato e ha fatto. Ora mi sfido a dirmi dove si trova Vitesse. Arnhem. Ah, bravo. Comunque si stavano mettendo d'accordo prima dicendo che vanno in macchina fino a Bari e poi prendono il traghetto per Durazzo. Abbiamo sfiorato la figuraccia epocale, perché l'abbiamo sfiorata, ma abbiamo fatto il gol del Vitesse, straordinario, bellissimo. Sì, sta botta però veramente ti vedo davvero provato. Però ragazzi, vabbè, un pre-derby, te lo sei un po' gustato, sei pronto per il derby? No, perché lui era agitato anche per questo motivo, perché ha detto qui se si va avanti è supplementare, arriviamo al derby. No, io pensavo solo a questo, ti dico la verità. Ah, pensavi solo a questo? Sì, a me non me ne frega niente del derby. Perché poi sai tanto il campionato è andato. Questa qui è quella che è la cosa dove possiamo andare invece in fondo. Sai il tuo compagno
del canale YouTube Caronni, dopo che tu l'hai preso in giro per il Villarreal, come ti avrebbe preso in giro per il test? Mi avrebbe disintegrato. Sì. No, ma io gli l'avevo già. Io ormai, io questi qui li conosco. Conosci i tuoi polli. Quindi non faccio lo sborone, sto molto, molto tranquillo. E oggi ho detto. Anche perché Pino obiettivamente è una coppetta questa. No, 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 la coppetta è quella che mangi a Nacional. Ma c'è certo tempo o è finita qua? No, no, è finita. Ma i tempi di magra, Giulio, vanno bene. Lo so, anche Federica, le coppette, però. Dai, insomma, tempi di magra ti tieni stressa e cara. No, no, con no, ma hai visto però lì. Pino lo sa, ma hai visto le qualche anno fa, con il commissario di Francesco eravamo in semifinale di Champions. Ma io qualche anno fa. Mi vale con Pirabore. Sì, ma io chi c'avevo? No, lascia perdere. Io mezzo al campo c'avevo De Rossi, Strootman, Nainggolan, Keita, il professore, come quarto, no? Adesso c'ho Cristante, mio cugino lì, quello lì, il vaporetto di Londra a sinistra, l'hai visto, poverino, spaurito. Allora, tieni il tuo centrocampo o prendi quello della Juve, puoi scegliere. Io stavo dicendo, sì. Guarda che se vuoi cambiamo. È una bella lotta. Comunque bisogna dire. Pellegrini, dammelo domani mattina. Comunque, sì. Sono in difficoltà. Comunque, fatemi sentire. Pellegrini me lo dai domani. Comunque, Federica, vuole dire che Pino ha ragione, questa è una coppa importante, è la coppa più importante di calcio a 7 del mondo. No, no, questa è molto. Oh, guarda che se hai tutte le qualificate, c'è dentro PSV Eindhoven. C'è il Feyenoord, c'è l'Eister, PAOK Salonicco. Oh, ma che Real! Ho perso con il Villarreal! Spirito! Ha vinto la Coppa Campioni, la sua storia. Cosa ha vinto il Villarreal? Nella sua storia! La sua storia l'ha vinta. Ho capito, ma sto parlando dell'oggi. Come niente? Pino, però è anche... L'anno scorso, quando noi facevamo la semifinale, ti ricordi? Noi facevamo la semifinale, cosa ci hanno detto? Bene, la Portombrelli. No, allora, detto, no, la Portombrelli. Adesso invece vinto super. Io non volevo dire niente, ma perché ha torto Giulio quando dice che è una coppetta? No, no, tortissimo. Ha torto. Però benissimo. Io continuo a dire che ci scontriamo all'inizio dell'anno, Paolo, su questo. Allora, la domanda è: vale più la tua Coppa Italia che vuoi andare a vincere o la sua conference? Forse la conference. È una Coppa Internazionale. Allora, no, la Coppa Italia paradossalmente ti permette di andare in Europa League. La Conference che cosa ti permette? Ti permette di andare in Europa League. In Europa. No. Ti danno i buoni spesa. No. Ti danno i buoni spesa. I buoni spesa ti organizza la Wisp. Ma noi dovete sempre la Roma non vince un trofeo dal 2008. L'unica... Quindi torni al mio discorso. E l'hanno inventata apposta la Conference. Abbiamo vinto l'ultima Coppa Internazionale unica. È una Coppa delle Fiere del 1960. Pino, ti do un consiglio, no, fai come l'Inter, fai una coppa contro il Lugano, almeno una la vince. Ma che hanno vinto la Supercoppa contro il Lugano? L'avete vinta. Dopo la prima ora ho detto lasciamo in pace il povero Smorto. Può uscire queste rosse, mi stuzzichi, allora torno subito a bomba ieri sera. No, però mi stoppo io. Hanno vinto la Supercoppa contro di te lo voglio ricordare. No, ma poi scusa, ma poi adesso ha un punto per fare. No, ma poi adesso oggettivamente, sì. Visto che in Coppa Campioni facciamo letteralmente schifo, sono gli unici che l'hanno vinto, gli ultimi che l'hanno vinta, però. Come no? Fatemi stoppare Smorta, perché sennò non mi basta. Stavo dando un consiglio, se non vinci le coppe, fai come loro. Ogni sei ottavi vale una mezza finale. Ah, così? Sì, questa è la nuova formula. Devo andare da Schira. Vabbè. Per parlare di mercato, ciao Nicolò, ben trovato. Buonasera a tutti. Allora Nicolò, durante la partita della Roma io sentivo Pino Vaccaro che pensava probabilmente di dirlo nella sua testa, ma lo diceva ad altra voce, ne devono comprare almeno 6, almeno 7. Ma per forza. Dagli qualche buona notizia. Ma lo sa anche lui, La Roma sta seguendo qualche giocatore, deve avere qualche La Roma, Mourinho ha l'idea chiara, ha chiesto 4 titolari per l'anno prossimo, un difensore centrale di piede mancino, un regista, un terzino destro e un attaccante che possa far coppia con Tammy Abraham. Ad esempio piace molto Luis Muriel, che non rinnoverà con l'Atalanta in scadenza 2023, il suo agente Alessandro Lucci nei giorni scorsi ha già parlato con Tiago Pinto, quindi può essere un'idea in tal senso. Poi cercano un centrocampista davanti alla difesa, un terzino destro che possa essere titolare, occhio a Diogo Dalot, che non sta rinnovando con lo United, portoghese, pallino di José Mourinho e che in Italia conosciamo, ha già giocato al Milan. Quindi sicuramente almeno 4 titolari arriveranno. Poi è chiaro che a livello di rosa servono 7-8 innesti e ci saranno anche delle uscite, perché tanti giocatori hanno fatto male, hanno deluso. Anche stasera tra i peggiori in campo Jordan Veretout, che in estate probabilmente andrà via. E di questi quanti effettivamente ne arriveranno, così evitiamo di illuderlo? No,
quattro titolari ha chiesto Mourinho gli verranno presi. Il problema poi è capire la qualità. Se gli vengono presi dei titolari alla Tammy Abraham o Rui Patricio, cioè gente che poi effettivamente ha permesso alla Roma di crescere, un conto. Se gli vengono presi giocatori costosi tipo Vigna 13 milioni, Shomurodov 20 milioni, è chiaro che poi il salto di qualità non lo fai. Cioè la Roma deve anche spendere bene. L'anno scorso nel mercato estivo è stata la quinta società in Europa per investimenti fatti, ha speso quasi 100 milioni. Purtroppo per la Roma molti acquisti non si sono rivelati all'altezza. Nicolò, scusa, ma prima hai parlato di Muriel, che mi piacerebbe, cioè secondo me poi sarebbe perfetto perché comunque non è fisicamente affidabilissimo, quindi non è proprio il titolare, però può fare sia la spalla di Abraham e anche il suo sostituto, quindi per me sarebbe... Smorta l'ha visto un po' appesantito stasera. Chi? Dico Smorta l'ha visto un po' appesantito. Smorta è appesantito. Sì, va bene, e Muriel lo prendo tutta la vita. E potrebbe esserci in mezzo, ne abbiamo parlato, potrebbe essere quello scambio lì col gatto Felix. Può essere un'idea, però in questo momento non sono ancora in fase così avanzata a livello di formula di operazione. Sicuramente un nome è un nome sul taccuino, perché poi è chiaro che anche Felix Afenaghian probabilmente ha bisogno di giocare con continuità, deve andare in prestito, o se arriverà un'offerta verrà valutata. L'attacco della Roma, immagino l'abbiate detto, comunque è Abraham dipendente, segna lui, non segna nessuno, subissato di fischi stasera. Zaniolo all'uscita dal campo ha deluso, prestazione da 5 per Zaniolo stasera. No, troppo generoso per me. Quindi 4. Per me 4 oggi. Sì, ti chiedo, visto che l'hai nominato Zaniolo, cosa dobbiamo aspettarci dal suo futuro? Ma il suo agente Claudio Vigorelli vedrà Tiago Pinto a fine aprile, primi di maggio, e quell'incontro, quel summit in agenda sarà determinante, perché o si arriva al rinnovo, oppure il giocatore senza rinnovo e quindi senza raddoppio e conseguente adeguamento dell'ingaggio spingerà per andare via, con la Juve sullo sfondo molto più che sorniona, visto che ha già avuto due incontri con l'agente di Zaniolo, e la Juve insomma non avrebbe problemi a garantire uno stipendio a 3 milioni e mezzo, 4 milioni netti a stagione a Zaniolo. La valutazione potrebbe essere su 40 milioni. Chiaramente la Roma, in caso di cessione di Zaniolo, vorrebbe monetizzare al massimo senza contropartite. Le società non si sono ancora parlate, però è chiaro che lì o arriva il rinnovo o il giocatore chiederà di andare via perché non vuole restare alle attuali condizioni contrattuali. Certo è che, visto il rendimento che sta avendo, ha fatto solo 2 gol quest'anno, non è che possa neanche troppo avere il coltello dalla parte del manico, però sappiamo poi come funziona il mercato e quindi il rendimento conta fino a un certo punto, contano le scadenze contrattuali. Nicolò, siccome tutta la sera abbiamo parlato di Juve, siamo arrivati un po' tutti alla conclusione, o meglio, a ripetere sempre le stesse cose: la Juve non ha il centrocampo all'altezza, la squadra è costruita male, ad Allegri servono determinati giocatori, soprattutto funzionali al suo gioco o non gioco che dir si voglia. Ti chiedo, quali sono gli obiettivi a centrocampo della Juventus, che mi sembra comunque il reparto che ha bisogno maggiormente di un restyling? Ma sicuramente la Juve ha già in testa e sta già lavorando da tempo per prendere un grande centrocampista in estate. Il sogno è Sergej Milinkovic-Savic, anche se serve un investimento alla Vlahovic, perché lo titolo insomma spara alto, vuole 70 milioni, è una bottega cara. Oppure ci può essere Ryan Gravenberch, grandissimo talento olandese dell'Ajax, assistito da Mino Raiola, in scadenza nel 2023, non rinnoverà con l'Ajax, piace anche al Bayern Monaco. Ovviamente lui potrebbe essere acquistato delle cifre più umane, più abbordabili, 25-30 milioni, ha uno stipendio non elevatissimo, guadagna 1,5 milioni più bonus, quindi basterebbe raddoppiargli l'ingaggio. E questi sono, diciamo, i due nomi un po' più caldi. Sullo sfondo c'è una suggestione Pogba, ma chiaramente servirebbe uno sforzo del giocatore all'indietro, nel senso che oggi Pogba guadagna 17 milioni per tornare in Italia, ok, il decreto crescita, ma dovrebbe abbassarsi a 10 milioni i propri emolumenti, quindi sembra difficile, visto che su Pogba c'è forte anche il Paris Saint-Germain, c'è forte il Bayern Monaco, ci sono tante squadre che stanno corteggiando il campione francese che non rinnoverà con lo United. Sicuramente la Juve progetta un colpo a centrocampo. Un altro nome che si è fatto, e l'abbiamo anche raccontato nei giorni scorsi, è quello di Jorginho, che non sta rinnovando col Chelsea, però oggi in realtà parlare di giocatori del Chelsea è veramente un punto interrogativo. Dobbiamo capire a chi venderà il club Abramovic, il nuovo acquirente, sì, che progetti avrà, che tipo di mercato vorrà fare, chi sarà il management, quindi è tutto un po' un punto interrogativo. Sicuramente è chiaro che in caso di mancato rinnovo, essendo Jorginho in scadenza 2023, potrebbe essere un'eventuale occasione, anche se non è più giovanissimo, va per i 31 anni. Ha 31 anni, infatti. Quando mi parli, Nicolò, di Pogba,
e del fatto che eventualmente lui dovrebbe, al di là del decreto crescita che forse non basta per il suo ingaggio, dovrebbe comunque fare una scelta di cuore, ridursi l'ingaggio. Fabrizio, mi viene da pensare poi a Lukaku, a quando si parla di un ritorno di Lukaku all'Inter. È vero che la situazione è diversa perché sappiamo che tanti giocatori in questo preciso momento magari dal Chelsea vogliono andare via, però io difficilmente riesco a pensare a un Lukaku che va non a dimezzarsi l'ingaggio ma a prendere quanto prendeva precedentemente all'Inter o qualcosina in meno addirittura. Molto improbabile, tanto come diceva Nicolò è difficile immaginare cosa accadrà nei prossimi mesi lì al Chelsea, ma anche nell'ipotesi dello svincolo totale dei giocatori, cioè pensare che Lukaku decide improvvisamente di guadagnare meno della metà, perché per tornare ai suoi livelli meno della metà, cioè l'Inter non va oltre il livello Brozovic, diciamo così, cioè adesso Brozovic arriverà a guadagnare più di tutti, non si va oltre quella cifra lì, ed è una cifra che per me Lukaku non accetterà, non accetterebbe, ma poi bisogna capire se all'Inter interessa fare quella cosa lì. Per me all'Inter non interessa quella cosa lì, perché ha fatto un affare di un certo tipo e non lo vuole mettere in discussione. Poi possono capitare 1,5 miliardi di cose, ma per me le possibilità sono veramente remotissime. Nicolò? Ma le minestre riscaldate tra l'altro non sono mai buone, questo insomma lo dice la storia, però, al di là però di quello, una minestra secondo me è ancora calda quella di Lukaku, quindi non è da riscaldare più di tanto. È calda perché lui ha acceso il fuoco, ma bisogna vedere se dall'altra parte stanno scaldando. Ma non si erano lasciati benissimo, poi Fabrizio vive sicuramente molto più da vicino di me le questioni di casa Inter, ma non si erano lasciati molto bene anche con l'entourage, insomma, era stata un'estate travagliata, quindi anche rimettere in piedi Cocci, è vero che poi il mercato ci insegna che quando c'è l'occasione poi anche le situazioni che sembravano un po' più complicate possono essere sanificate, però si erano lasciati anche un po' maluccio con Pastorello, insomma Marotta e Ausilio non avevano gradito l'essere scavalcati quando Pastorello aveva contattato direttamente Steven Zand per mettere sul piatto l'offerta del Chelsea che l'Inter aveva provato un attimo a murare nel momento in cui aveva già venduto Arshaf Hakimi, quindi ci sono un po' di situazioni da mettere a posto. E poi ovviamente lo stipendio, Lukaku oggi guadagna 12 milioni netti, con i bonus può arrivare sino a 15, e l'Inter rinnoverà Brozovic a 6,5, è chiaro che sarà un po' come giustamente diceva Fabrizio, il tetto salariale 6,5 per i calciatori, e lui dovrebbe veramente tagliarsi il 50% degli emolumenti. Sinceramente, al di là delle dichiarazioni d'amore, faccio fatica a ricordare giocatori che pur di tornare in un posto si sono ridotti del 50% del proprio salario. Credo che Scamacca possa essere sicuramente un nome più caldo per tanti motivi. Uno banalissimo: operazioni Italia su Italia, puoi fare un pagamento dilazionato ad esempio su 4 anni, puoi magari mettere dentro delle contropartite tecniche, l'Inter ha tanti ragazzi interessanti che possono abbassare la valutazione, cioè un'operazione secondo me più facile, al netto del fatto che oggi Sassuolo spara alto, ma lo sappiamo come funziona, insomma Sassuolo sparava alto anche l'anno scorso per Locatelli, poi l'ha venduta a cifre più basse rispetto a quelle che chiedeva, sparava alto in passato anche per altri calciatori, insomma è un po' il modus operandi di chi deve vendere, mettere in vetrina i propri gioielli cercando di strappare il più possibile. Smorta? Ciao Nicolò, secondo te l'eliminazione della Juve di ieri sera condizionerà e quindi inciderà sul rinnovo soprattutto quello di Dybala? L'aveva dimenticato per un po' di tempo, poi gli è tornato in mente, vai Nicolò. Ma guarda, io credo che la situazione di Dybala si sia complicata al di là del fatto che la Juve sia stata eliminata, qualora anche si fosse qualificata, ti dico solo che il suo agente l'altro giorno, 2 giorni fa, ne parlavamo anche con Federica in trasmissione martedì sera, e non ha ancora ricevuto una chiamata, cioè lui rimarrà qui fino a fine mese ma non è stato fissato un appuntamento per vedersi, probabilmente verrà fissato durante la sosta, però stiamo usando il condizionale, di certezze non ce ne sono, quindi non mi sembra che la Juve in questo momento per tanti motivi anche economici smani per rinnovare Dybala. Ha torto o ha ragione, sicuramente la situazione si è complicato, perché nel momento in cui vuoi fare un'offerta a ribasso rispetto all'accordo di massima che avevi trovato ad ottobre, convochi la gente, poi fai saltare l'appuntamento, poi continui nelle dichiarazioni a dire che sono fesserie, che non sono cose importanti, insomma anche ieri arriva bene, comunque ha sminuito la questione del rinnovo di Bala dicendo un macherello inutile, se non ricordo male. Insomma, non è che sono dei segnali che vengono accolti positivamente da Jorge Antun
e anche dallo stesso Dybala. Sembra un po' un matrimonio che dopo 7 anni è destinato a separarsi, ma nessuno tra la moglie e il marito ha il coraggio di dire separiamoci, e quindi uno aspetta la mossa dell'altra, se vogliamo. Non so se Smorta vuole aggiungere altro, se Munafò ha qualche domanda per Schira. Vado da Smorta, poi vengo da te, poi dobbiamo parlare anche di Milan. Perdonami, sono d'accordo con te e credo che ormai sia una questione di tempo l'interruzione del rapporto. Ma quando diceva ridicolo, secondo te cosa intendeva Riva Bene a proposito di questo, di questa querelle? Che secondo lui se ne parla troppo, almeno così è filtrato dalla Juve, anche perché ne parliamo tutti i giorni, insomma, sui giornali, in radio, in televisione, è inutile nascondere, è un tema comunque dominante dal punto di vista mediatico, però secondo lui evidentemente non è così una questione preponderante e fondamentale, perché nel momento in cui usi il termine ridicolo, credo che, insomma, basti guardare sul dizionario, è sicuramente un'accezione positiva. Detto ciò, mi viene anche da dire che è un pochino anche la Juve che ha gestito male la vicenda, perché ribadisco, non è che Antun e Dybala si sono inventati la famosa offerta di ottobre, e qualcuno gliel'ha fatta. Poi se il CDA ha detto calmieramo gli investimenti, abbassiamo il tetto ingaggi, freniamo su questa questione, quindi poi arriva bene, si fa esponente delle volontà del CDA e quindi invita Cherubini e Nedved, che avevano fatto delle promesse al giocatore e al suo rappresentante, a modificare, a ristrutturare a ribasso l'offerta, è un'altra storia, però comunque un'offerta era stata fatta. È lì che nasce, se vogliamo, il casus belli, perché comunque a differenza di altre trattative, qui un'offerta importante era stata fatta e Dybala l'aveva accettata, ovvero 8 milioni di base fissa, 500 mila euro di bonus veramente semplici, quasi scontati da raggiungere, e un altro milione e mezzo più complicato relativo a presenze, gol, assist e traguardi di squadra, vittorie di trofei, eccetera. E poi questa offerta verrà rivista a ribasso, da quadriennale diventerà triennale, da 8,5 di fatto più 1,5 diventerà 7, più bonus ancora da valutare, da capire in che forma e a che condizioni, ed è chiaro che tutto sommato non c'è questa volontà di rinnovare. Vedremo se si vedranno, io ti dico, la mano sul fuoco non la metto, perché a differenza dell'incontro di giovedì scorso che era stato fissato per le 14:30, tanto Cantun era arrivato dall'Argentina per poi incontrare la Juve, a sto giro non c'è ancora una data, non è stata fissata. Sicuramente Antun rimarrà qui fino a fine mese, magari parlerà anche con altri club europei, nulla lo vieta, e vedremo se la Juve lo chiamerà effettivamente a fare questo appuntamento o se invece la situazione rimarrà in stand by, perché poi anche ieri si arriva bene che Nedved, non solo su Dybala ma anche sugli altri rinnovi, Cuadrado, Perin, Bernardeschi e De Sciglio, hanno detto non c'è fretta, ne parleremo più avanti, però più avanti quando? Insomma, non possono parlare il 30 giugno quando scadono i contratti. Diego? Sì, Nicolò, volevo farti 3 domande veloci, tutte sulla Juve. Allora, finalmente riusciamo a comprare un esterno basso sinistro per sostituire Alessandro, se c'è qualche nome? Molto basso. Lo stanno cercando. Un nome che piaceva tanto era Renan Lodi, ma nell'ultimo mese è diventato titolare all'Atletico Madrid, ha fatto anche la qualificazione contro l'United, quindi probabilmente questa situazione lo toglierà dal mercato. È stato proposto Emerson Palmieri, che è stato proposto anche alla Lazio, qualora il Lione non lo riscattasse tornerebbe al Chelsea e comunque in esubero in casa Blues. E poi ci sono degli altri nomi giovani che la Juve sta monitorando, come Cambiaso del Genoa e Udogie dell'Udinese, che sono due ragazzi giovani che stanno facendo bene. Molto dipenderà da Alessandro, perché è chiaro che se la Juve riesce a vendere Alessandro, che ricordiamo ha un ingaggio di 6 milioni netti a stagione, può andare a prendere un giocatore di primo livello anche con un ingaggio sostanzioso, altrimenti dovrà prendere un giovane e quindi puntare su un ragazzo che possa poi esplodere a Torino facendo un certo tipo di percorso. Ecco perché stanno monitorando Cambiaso e Udogie, che tra l'altro sono seguiti anche da altre società importanti. Seconda domanda. De Ligt, la situazione di De Ligt resta, non resta? Se dovesse andare via, c'è qualche nome in sostituzione? Cioè è pronta la Juve? È un po' in stand-by De Ligt, perché comunque Raiola, che ha avuto anche problemi di salute, era d'accordo con la Juventus di vedersi, come il discorso Ibrahimovic-Milan, a fine aprile, per poi tirare le somme, valutare, capire cosa fare. Ricordiamo che dal 1 luglio si attiva la clausola rescissoria da 120 milioni, che però è una cifra molto molto elevata, quindi non credo che, insomma, ci sia la fila per pagare quella clausola, quindi poi bisognerà capire i progetti, ma si devono vedere. In questo momento Raiola, sappiamo, ha avuto altre problematiche, gli mandiamo anche un abbraccio, quindi ovviamente è chiaro che
la concentrazione è stata rivolta anche su altre questioni, poi comunque insomma l'appuntamento con la Juve era stato fissato per in calendario per fine aprile, primi di maggio, quindi ci sarà tempo e modo. Sicuramente De Ligt ha dimostrato comunque per tanti motivi in questo momento di essere fondamentale per la Juve, perché Bonucci e Chiellini hanno una certa età e hanno tanti acciacchi fisici. Bonucci per la prima volta sta saltando tante partite, di solito era un insostituibile. Chiellini lo sappiamo che ormai sono anni che non gioca mai la stagione intera, quindi De Ligt è l'unica certezza, anche perché Rugani, lo si è visto ieri sera, può essere un quarto centrale all'interno di un pacchetto difensivo, ma se deve giocare partite importanti poi fa fatica. Ieri sera insomma è uno dei responsabili dell'eliminazione. Diego, la terza domanda dopo la pubblicità, torniamo tra poco. Allora, prima di andare da Nicolò Schira e sentire la terza domanda dell'avvocato Munafò e parlare anche di Milan, Vaccaro voleva sapere quali squadre può incontrare la Roma. Ragazzi, queste intanto ancora... sono le qualificate di conference, sì, ai quarti di Conference League. Vediamole. Roma, Marsiglia, PSV, Leicester, il Bodo, il Tradano, Feyenoord, PAOK, Salonicco e Slavia Praga. Bodo, Bracchio, Bodo. Allora, eviterei come si è qualificato oggi a supplementare. Sì. Sì, però a questo punto della competizione ne puoi incontrare. Allora, io se dovessi fare dal punto di vista turistico una bella gita a Salonicco e andassene a mare a quelle parti, sì, è bello. Ma no, è anche la squadra più scarsa quella. Andrebbe benissimo, io firmo tre volte. Però è un campo caldissimo. Però il PAOK trovi un campo di tiro di tutto. Ma chi se ne frega? Come tanto vado mica io a giocare con loro. Cioè, chi se ne frega? Però la squadra migliore, quella più scarsa di tutte. Noi se affrontiamo un Feyenoord, PSV Eindhoven, Leicester, uno di queste tre andiamo a casa, sicuro, guarda, tranquillo. Intanto ringrazio Nicolò perché mi segnalava appunto lo show di Mourinho nel post partita. Felice per il passaggio del turno e poi sul derby dice: non sono contento perché la Lazio sarà più fresca e a casa a fumare una sigaretta con Sarri. Infiamma la tifoseria, sai che al popolo di Roma piacciono queste cose, sì, se oggi non avessimo passato il turno, questa roba qua non lo faceva lo spirito, non l'avrebbe mai detta e sarebbe stato... Che faccia aveva Nicolò, tu che sicuramente a differenza nostra era sornione come solito fare, lo conosciamo, lo Special One dal punto di vista dialettico, resta un fuoriclasse. Accende così il derby della capitale che si giocherà alle 18. All'andata non è andata benissimo perché ha perso 3-2 all'andata con la Lazio di Sarri. Vedremo se riuscirà a riscattarsi al ritorno, anche perché il derby di ritorno, come sa bene Pino che vive la capitale H24 sponda giallorossa, vale la stagione, perché poi è il derby che ti porti tutta l'estate sino alla stagione successiva, e quindi se lo perdi poi sono sei mesi di sfottò, quindi è un derby che pesa tanto al di là della classifica. Anche l'andata aveva fatto lo splendido con delle dichiarazioni non è andata benissimo. Io guarda Nicolò, a me quando mi chiamano nelle radio sono il lupacchiotto del nord, no? E quindi è una roba un po' diversa. Insomma, io che sono romanista nordico, a me del derby frega il giusto, per me era più importante questa partita qua. Vale tre punti per me, sì, per me è più importante questa. Abbiamo passato il turno ed è più importante il quarto di finale. Zeman diceva che il derby valeva solo tre punti, però poi ne ha persi quattro in un anno. Allora se te mi dici perdi i prossimi quattro derby ma vinci la coppa, io sentir Pino barattare il derby per questa coppetta, la coppa del settimi, ma la coppa del tufello, questa Pino è la tua. Pino interessa la bacheca, bravo, vogliamo aprire sta bacheca o no? La vogliamo aprire? Fabrizio, ma come direbbe il nostro Gianluca Rossi, quello che porta l'albo d'oro e lui vuole entrare nell'albo d'oro della Lo fanno con le spighe, sarebbe la prima, sì. No, ma poi tra la storia. Il sorteggio lo fanno a Cormano, hanno detto. No, ma poi tu sai che se oggi fossimo stati eliminati, domani mattina alle 8:05 arrivava il tweet del direttore, solito, taggandomi. Per allora farti mi spieghi social. No, mi spieghi Pino Vaccaro come mai Mourinho, capito? Quindi domani ce lo siamo evitato per domani. Almeno si per riprende, domani. No, però torniamo sul mercato. Ultima domanda. Volevo sapere
Nicola, se ci sono novità o meno su Morata, sul riscatto, se non si fa, non si fa qualcosa. No, la Juve vorrebbe fare, ma le sue condizioni. Scusa, no. Scusa, Nicolò, no, però è bellissimo. No, ma con l'auspicio di che l'avvocato è partito con De Ligt, poi Alexandro, poi Morata. No. Oh. Vuole sapere, vuole sapere se può fare anche un 2-1 Rugani Pellegrini. Facciamo la un terzino a casa. Più Alexandro. No. Vai Nicolò. No, su Morata la Juve lo vorrebbe trattenere, ma alle proprie condizioni. C'è già stato un incontro 15 giorni fa con Juanma Lopez, che è l'agente di Morata. Morata sta bene alla Juve, vorrebbe restare, però c'è una condizione qua, non trovare l'accordo con l'Atletico Madrid, perché il diritto di riscatto è fissato a 35 milioni, troppi per la Juve, che vorrebbe chiudere il riscatto tra i 15 e i 20, magari inserire dei bonus, ma quindi ottenere un sostanzioso risparmio. Non dimentichiamoci che il contratto di Morata con l'Atletico scade nel 2023, quindi non è che l'Atletico poi possa tirare troppo la corda, e soprattutto i rapporti Simeone-Morata sono pessimi, e quindi Morata non vuole assolutamente tornare a Madrid sponda Atletico. Lo stesso Simeone, tra virgolette, passatemi la battuta, non lo vuole più vedere neanche in fotografia, e quindi ecco perché ci sono delle sensazioni positive, però economicamente bisogna trovare una quadra, perché comunque è vero che la Juve vuole uno sconto, ma l'Atletico non vorrebbe vendere Morata a metà prezzo, quindi lavoro in corso, ci sono dei contatti che stanno proseguendo, però c'è una moderata fiducia da parte della Juve. Chiudiamo con il Milan. Nicolò, ti faccio il nome di Origi, visto che se ne sta parlando con insistenza nelle ultime ore. Ma Origi piace, a differenza di Belotti, che è stato proposto più volte, non riscalda Maldini e Massara. Origi piace. Lunedì pomeriggio c'erano gli agenti a Milano di Origi, hanno avuto un incontro con Maldini e Massara, è stato un incontro positivo, non hanno ancora trovato l'accordo sulle cifre, ma Origi ha aperto in maniera importante alla Serie A, al Milan gli piacerebbe venire a giocare in Italia, e il Milan lo ritiene un giocatore di spessore internazionale, comunque il vice Lukaku nella nazionale belga, ha fatto gol qualche anno fa nella finale di Champions, sì, vinta dal Liverpool al Wanda Metropolitano 2-0, contro il Tottenham, fece il gol del 2-0, ha fatto gol che ha eliminato il Milan quest'anno, è comunque un giocatore secondo il Milan di spessore internazionale a parametro zero, può essere una buona occasione per completare il reparto offensivo con un giocatore più pronto e più valido rispetto all'Azetic, con un giovane che andrà in prestito, o alla scommessa Pellegri fatta inizio stagione che poi ha deluso. Quindi per completare l'attacco con Giroud e poi col discorso Ibra che verrà affrontato, sì, a fine stagione, Origi può essere l'opportunità. Ci sarà un nuovo incontro nei prossimi dieci giorni, gli agenti di Origi torneranno a Milano, ci sarà un nuovo incontro con il Milan, e quello potrebbe essere fondamentale, perché su una base quadriennale loro chiedono 4 milioni di ingaggio, Milan offre 3, insomma si potrebbe arrivare poi all'intesa che permetterebbe al Milan di realizzare comunque un bel colpo a parametro zero. Ti chiedo alla dirigenza rossonera, magari tu sei riuscito a ottenere qualche indicazione, qualche informazione in più, piace più lui o Belotti? No, più lui, okay. Cioè lui piace, cioè, Belotti no, Belotti viene offerto, ma come stiamo raccontando da tempo non è una priorità per il Milan. Poi è chiaro che ti salta il piano A, ti salta il piano B, ti salta il piano C, sappiamo come funziona il mercato, ripeschi un'alternativa, però non è un giocatore che scalda, altrimenti il Milan Belotti l'avrebbe chiuso in 20 minuti, perché il giocatore, puro di andare al Milan, che è sempre stato il suo sogno, lui milanista da bambino, cresciuto col mito di Shevchenko, col poster in camera dell'ex numero 7 rossonero, l'intesa sarebbe stata veramente trovata in pochi minuti, solo che è stato proposto più volte, ma il Milan lo considera un giocatore di, a torto, a ragione, di livello internazionale, mentre Origi viene considerato un giocatore di livello internazionale. Non dimentichiamoci poi negli ultimi anni come i giocatori che magari in Premier vanno così e così vengono in Italia, fanno la differenza, vedi Tomori, vedi Abraham, vedi anche lo stesso Lukaku. Nicolò, al volissimo, perché ho veramente una manciata di secondi, poi devo andare in pubblicità e chiudiamo, mi dai un nome alternativo a Renato Sanchez? Perché prima Vaccaro faceva riferimento ai tanti infortuni muscolari, e io tante volte sono andata a vedere la sua cronaca infortuni, adesso è anche fuori per un infortunio muscolare, quindi ti chiedo se magari c'è un nome alternativo. Ma altri nomi che piacciono sono quelli di Tamese, che sta facendo un grande campionato a Verona, anche se il Napoli è molto molto caldo sul giocatore ed è più avanti in questo momento.
Un altro nome che piace è Frattesi, ma su Frattesi si è mossa per prima l'Inter, quindi insomma lì ci sarebbe il rischio di un derby o di un'asta a rialzo, come spera invece il Sassuolo. Quindi Milan sta valutando altri nomi, per oggi quello che convince di più è Renato Sanchez, però bisogna poi trovare l'accordo, quindi è una trattativa ancora da delineare ed impostare, ma sicuramente c'è un gradimento, perché anche nel caso di Renato Sanchez viene visto come un giocatore di livello internazionale, visto che da tanti anni è un nazionale portoghese, ha vinto l'Europeo col Portogallo, ha giocato mondiali ed europei, ha vinto la Ligue 1, quindi viene visto un giocatore di livello più internazionale rispetto agli altri. Perfetto Nicolò, grazie mille. Grazie a voi, ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao. Pubblicità, ciao, torniamo tra poco. Siamo in chiusura, saluto e ringrazio Fabrizio Biasini, Paolo Smorta, approvato da questa diretta, Diego Munafò, Mino Valcaro, approvato dalla Roma, Giulio Mola, ma soprattutto Benedetta Armellin. Buonasera a tutti. Buonanotte a tutti, grazie per averci seguito. Un programma...